Allora, buonasera. Ciao. Buonasera, penso sia un eufemismo. Provo a Bravo. stare io intanto. Vai. Ok, cazzi, la chiamo. Buonasera a tutti. Io per fortuna ho avviato il gioco prima di partire live, perché non funziona. Ciao, Buonasera. Ciao Karim. 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 Sì. Entra Lino. Che c'è? Che Tu succede? non hai idea. Tu non hai la minima idea della situazione drammatica che si è venuta a creare. Oh no! Intanto fammi abbassare il volume in gioco perché già sai che... Fai toggle, clicca. Vai, sono pronto, toggle ready. No, si pronuncia Algol. Praticamente mi crasha. Gatto, mi voglio piangere, Ti tutte le prego, che lingue del succede? napoletano. Allora, Sono quello che tu fortunatamente ho sei. avviato il gioco poco prima di provare a giocare. Ho scoperto la seguente cosa. Il gioco non ha i server, quindi qualcuno deve ostare per forza. È per questo che ho chiesto a Lino, che l'aveva già comprato, e anche a Karim di acquistare il gioco. Sempre per ulteriore scrupolo, con Lino stiamo provando a giocare. Quindi, ci invitiamo, facciamo partire la partita. Ma a me crasha. Prima Sì, perché osti? ho ostato lui, adesso ho ostato io. Provate voi due, io intanto provo a verificare le Sto avviando. cose. Questa monnezza. In realtà poi una volta ho ostato io, è partito il gioco però è crashato gatto. Verifico Mi l'integrità, infatti, perché potrebbe essere un problema mio. apre lo SteamVR, mortacci sua. Sempre, Ma sempre, i twist comunque. di questo gioco non finiscono qua comunque, ovviamente. Invitami Linus. Non c'è bisogno che Non c'è bisogno che No, tranquillo, ti... è l'unica lobby nel mondo, cercala. Oddio, Sì, veramente? Posso esatto. entrare Io da sto te? stando. Sì, Sì. Se tu tu fai fai. join, cerchi un gioco a cazzo ed c'è solo Lino. Ci credo. Sì, Mi raccomando, metti internet, Nel ovviamente. frattempo, No, grazie mille a Cooper il ho Raid, saltato a la fiera Ferrica Steam. per i Fa 45 tutti mesi, chiedere a come si Roman Room mette per pronto. Io 4, devo a sempre Paladin cambiare per il 14, personaggio perché se grazie mille, entrambi abbiamo lo stesso Azzurro e Lone, personaggio il grazie per giorno i parte. 44 e Allora, Carlo ti Gian per i sento nel 28. Qual è gioco, il ma ti suono di una sento sola mano che molto applaude? male. E questo è l'altro twist. Non si Grazie può mille. disattivare la chat vocale in game. No, ma Non non avevo solo, non dubbi, c'è il guarda. push to talk. Non c'è No, il no, è push. proprio. Ok. Però ti Mettiamo. sento talmente male che è un rumore di sottofondo. È Un rumore abbastanza, del mare. abbastanza. Prova a mettere Grazie a pronto. Ravnk per i 19 Aspetta, mesi. metto. Ho sbagliato. Rinnovate per il Io treno provo e ad per il avviare chiamo la perché partita, vediamo ormai. se funziona. Vi sta Ok. funzionando a voi? Scusi, Non sta ancora. caricando. Io sono dentro. A me crashava istantaneamente. Io sono dentro. Ok, Ok, Karim, prova a allora. muoverti con la visuale. Oddio, ma che cazzo? Oddio, adesso si Provate a uscire. muove. Mi voglio riunire, mi voglio. Vai. Ok. Rifai, per favore. No, dai, Certo, non certo, voglio certo. stare chiuso fuori dal gioco che voglio Giochiamo giocare. solo noi, tu no. Adesso ti No! dico cosa è successo. Aspetta, e ti descrivo cosa vedo. Ci sono quattro sottotitoli uno sopra l'altro che non so cosa siano. Vai, Ga. E poi le impronte sulla sabbia. Un piede normale, l'altro piede sono 6 o 7 impronte. Una so è uscito dalla partita, Lino. È la rifatta, Sì, credo. l'ho rifatto perché non si può unire. Ah, E un'impronta erano 6 o 7 impronte una sopra l'altra. Una ok. era Grazie, nera e Chris, una per era 15 grigia, mesi. praticamente. Molto bello. Seleziono il Ready? character. No, si pronuncia Sono ready. Per un attimo mi hanno fatto Algol. vedere in game. Ok. Comunque, Arrivo, una aspetta. cosa. Credo che ci si senta qui solo in lobby. Sì, è probabile, anche in sos era così. No, non è vero, c'era comunque il Quindi, push to talk in sos. in game c'è il push to talk. Aspetta, Ricky, aspetta a comprare. Aspetta. Allora, dobbiamo mettere tutti quanti Siamo ready, tutti eh? solo umidi. Siamo tutti. No, Aspetta no! che cambio il personaggio. Vai, io Vai, io vado. Un, vado. due, Un, due, tre. La tre, verità vado. sta arrivando. No, non crashare, ti prego. Sono dentro. Ok, sono dentro. Welcome to Laguna Shore, ce l'abbiamo fatta! Però a me cammina da solo, che succede? Non lo so, arrangiati, cari. Come, Ce sarà un l'abbiamo talk? fatta! Allora. Okay. Oh, la mouse lento, lento, eh! Sì, il mouse è un po' E c'è anche lentino. un po' di blur. Un po'? Tu devi essere Igor. No, Allora, si voi siete pronuncia tutti quanti su Algol. Radio 1, giusto per provare questa cosa. Premi Prova, prova, B. prova. Premo che? Provo, ciao, Provo. Sono sono Radio io. 1. Mi senti? No, No. stavolo pure No, io. No, sono su Radio 1 anch'io. no. Però nella lobby ci sentiva. Che gioco di...
C'ha l'FUV di mamma santa. Guarda quanto corre, ma quanto lento. Però posso dire che graficamente è veramente simpatico? No. Scusa, perché è una merda. Vabbè, ma io sono abituato a peggio. Non c'è l'effetto VHS. Questo è bello questo tuo, però. Cioè, per me comunque è il futuro. Ma guarda, oddio, che ci sono anche i funghi, proprio come nel gioco l'altro. Che tolgono lo zombie. Ma sì, ma la sensibilità del mouse è a meno 10. Mi sto contendendo il mouse, è quella che uso io di solito, gatto. Pensa a te. Comunque, ce l'hai scaricato Ready or Not, Karim? Che eventualmente. Mi senti mi sa... no, no. Lo metto a scaricare adesso. Aspetta, lo metto a scaricare. Voilà. Mario? Serels. Ti sentiamo lì. Serels, 41 cattolo, le chiedo un ruolo super benedizioni tra Laura che ci siamo. Mi saluti io trovato Karim. Delle chiavi, è vero, a cerchio e un coltello. Grazie. Grazie anche a Lonedez. Buonasera, si spende di ospiti. È veramente grazie. Incredibile questo. È un mostro di lava di Minecraft. Io ho raccolto un cocco. Comunque, giusto per dire, almeno fino a oggi pomeriggio, mai nessuno ha ancora provato a streamarlo questo gioco. Anzi, i sviluppatori hanno ricordato di caricare il trailer del gioco un giorno dopo l'uscita del gioco, quindi... Avete provato a tirare un pugno? No, sì. Non si vede. L'FV è talmente stretto che non si vede. Col coltello io vedo la fine del braccio. Oh mio... C'è un elicottero, ma... No, ragazzi, non voglio morire già. Vi prego. Con grazie, Tab Flex. Si accende la torcia, tra l'altro, se volete. Con Tab? Sì. Ok, grazie. Ma dove la non fa è la vero, luce, Karim, a me mi ha aperto Steam. Perché sta prendendo anche Shift. La luce la fa dritta se stai fermo. Ma è la luna, è la... È gialla, poi. Non so che cazzo di luce... Ma è perfettamente rotondo, ma è incredibile. Giotto? Ma è pieno di mostri, ragazzi. Grazie, io sto sì, correndo. Credo che non perdono è proprio l'erede, Cosa? No, Lino? Non perdono il taunt, ti seguiranno per sempre all'infinito. L'agro. Sì. Taunt. L'agro, scusa. Come si rompe il legno? Non si rompe. Non si rompe credo il legno. Ti serva un... Si rompeva il legno. Sì. Sono per morire. Si rompeva tutto. Conga. In questo gioco. È l'unico gioco nella storia dei videogiochi che la barra della vita è rappresentata da un teschio. Il futuro. Effettivamente. E sotto che cos'è il cobra? È credo il veleno. Oddio, è vero. Non lo so, Era come se fosse la stamina, ma è palesemente il veleno. Infatti credo che mi abbia avvelenato il nemico, credo, perché sta calando, quindi... Ragazzi, io sto camminando sotto le acque e mi stanno seguendo Karim, i mostri. Se sei avvelenato, mangia i funghi. Se come l'altro con i funghi ti curi, Lo vedo il fungo, però c'è un nemico tremendo che non mi fa vivere. Ma ho fatto della cacca io, allora, camminando. Gatto, se vuoi un consiglio per dell'iradità, se trovi dell'acqua, vacci dentro e continua a correre. Sì, ma correre è esagerato. Non è vero che sto correndo. Sto camminando... È peggio di Apex. Cioè, tu stai camminando ma con le braccia in faccia. È Dying Light. Esatto. Io spero di incontrarvi presto. Ecco qualcuno. Ciao Lino. Ciao Karim. Ti seguo. Vai. Abbiamo un po' di peso. Troviamo Scemi. Gatto. Ponga. Non corro più. Okay. Oddio, ti ho sentito. Com'è possibile, Giacomo? Ti ho sentito anch'io. Oddio, forse è perché siamo vicini. Sento solo Lino io, però. Mi senti? No. No. E niente, allora. Premi B. Lo premo. Hai tolto il virus, cioè il... Chi è? Che succede? Ma perché vedo tutto verde? Vabbè, c'è il mostro pisello. No, un altro, ne abbiamo aggrato, Lino. Quindi abbiamo 7 persone dietro, però ho trovato nel cocco. Non ucciderlo io. Non lo prendere, prendilo al volo, premi F quando lo vedi. Do you want a papaya? L'ho preso? Sì, me lo bevo. L'ho mangiato. I nemici sono fermi. Mi sto prendendo pugni col coltello io. Okay, Karim, non abbiamo mai pensato... No, io ho il coltello, ma sono troppi. Io ti sto inseguendo a te adesso. Aiuto, oddio! Aia. Oh no! Aia. Scappa. Ma che cazzo, dove andiamo? Non lo so, cammina, se andiamo verso l'alto. Magari si buggano in una roccia e non ci lasceranno. Karim, perché non ti sento più? Sei morto? Sono andato dall'altra parte. Ah, grazie. Sto entrando in delle grotte Maya. È tutto trasparente. Perché adesso ti sento per sempre in game? Non ti sento più io. Non lo so. Senti me o Karim? Te. Adesso ti sento anch'io.
Ok, adesso non ti sento più. Allora, Karim non ha mai giocato questo gioco. Per chi si fosse connesso ora... Ragazzi, Karim, ho trovato Mario Bros. Il gioco era praticamente uguale, solo che i cocchi erano sopra le palme. Per farli cadere li dovevi tirare i pugni alle palme. I mostri erano mostri... Cosa cazzo succede? Cosa cazzo è successo? Ok. Oh, oh no, ragazzi. Io spero che qualcuno di voi un giorno mi trovi. Io sto perché sono bloccato in un buco. E io sono in questa enorme piramide azteca. Voi non avete idea di dove sono io. Piena di nemici tremendi. E dovresti trovare la reliquia e dopo si vince con quella. No, ma ho 8 o 9 nemici che mi inseguono. Ma io se cazzo, buon consiglio, ucciso, eh? Perditi in un buco. Se ti perdi in un... Oh, sono morto. Sei caduto? Morto. Io che sto picchiando un nemico, ma sono Highlander. Ma sono 100.000... Io sono in fin di vita. Ah, però adesso sono... Li ho bloccati in una porta, perfetto. Che culo. Bella la spectate. C'è la spectate? No. Ah. Sei tu che puoi volare e andare in giro. Scusami, ma come, cazzo, come viene fare... sostenuto il peso qui? C'è da fare parkour. Non credo. Dove sei? Dove siete, amici? Mi mancate. E io sono nel buco del culo della terra, Lino, vai sotto terra e mi trovi. Guarda, non c'era dubbio che il primo a morire. Ho trovato il flare per chiamare l'elicottero. Esatto, una volta trovata la reliquia, chiami l'elicottero e scappi. Cari, ci vediamo in cielo? Sì. Sei morto anche tu? Spero che si veda la persona morta. Però me lo auguro con tutto il mio cuore. E che non sia solo... Sto sfondando questa scala. C'è questo molto piccolo stretto. Problema che... Sono piccolissimo problema. Vedo l'elicottero. Posso entrare nell'elicottero? Oh mio Dio, ragazzi, l'elicottero è terrificante. È un Playmobil. Ma tu sei caduto tu qua? Non dove so. Sei effettivamente? E sono sottoterra. C'è una scala chiocciola. Nella mappa. Lino, prova a girare un po' la mappa. C'è un'enorme cacca. Sì, sono proprio lì. Ma è un'enorme cacca perché è di colore diverso proprio. Sì, no, è palesemente un'evacuazione. Non ce n'è alcun dubbio. Taglia, mi ha colpito, che male. Dato che me l'ha già tryhardato, ha finito il gioco. Sì, sì, due volte. E noi che a me hanno avvelenato i bastardi, se no sì. Avevo il flare. Però la base di un gioco c'è. Sto colpendo, secondo voi? Credo. Sei live lì oggi? No, oggi no, riposo. Ah, perché domani c'è giusto, la 24. Che bella idea la 24 ore, bravo. Carino, per favore, non ricordarmela questa cosa che vivo nell'ansia. E ripeto, non sai cosa facciamo dopo. Come si mangia il cocco? Boh. AR, c'è scritto. E che mi ha dato il cocco? Non mi ha dato vita. Il fungo mi toglie no, il cocco ti dà un po' di vita, se non sbaglio. Allora, a me non pare proprio, però te disiti. Che ho detto io? Se lo dici tu. Ah, sì, mi sembra adesso. Io sono sulla defecazione comunque, se qualcuno che volesse venirmi. No, non ci vediamo, ti prego. No, siamo spettoti. Sono un po' triste. Ma dove si va qua? Permesso. Ma non mi colpisco, io non riesco a io non sto capendo. Cosa sta succedendo? Ragazzi, mio Dio. Sì, assolutamente sì. Mi ammazzo. Ci sono troppi... Dai, vai. Mi ammazzo. È solo che mi ha colpito e mi ha avvelenato il maledetto. Io mi vedo dentro adesso. Cioè, è proprio in... Non so, spectate. No, che spectate? Andiamo al menu. Andiamo al menu. Devo per forza uscire. Esatto. Poi quit. Però mi chiude il gioco? No. No. Vediamo. Okay. No, grazie a Dio. Ok, riosto grazie io. Andre per i 25 My mesi. Game. Di. Accetto. Fai da me, cioè tanto sei l'unico nel mondo che lo gioca. Non ne avevo alcun dubbio. Vabbè, comunque era però così sosso, più bello però. No, molto più bello. Però era così, era più così ma più bello. Allora, io riproverei questa. Io non so perché non ho mai giocato a SOS con voi. Non so perché. Io non c'era ancora. Lino, io sono nel vostro menu ma non vedo il menu. Vedo voi che spawnate ma premi non... T. T? No. Sì. Fai partire. Siamo tutti lo stesso personaggio. Devi cambiare personaggio. Okay. Non posso, non okay, c'è lo cambio io? No, tutti no. Lo devono cambiare. Come?
Sì, lo però... devi cambiare almeno una volta. Se premi tip la... non cambia nulla? No, non succede niente, non c'è proprio il menu, vedo solo voi che spawnate, basta. Perché con la T io posso far comparire e scomparire il menu, per quello te lo dicevo. Esce di entrare un secondino che magari... Devo proprio quittare il gioco. Sì, sì. Alt F4 per davvero stavolta. Sì. No, no, ti prego. Che paura. Che cazzo. Io sono adilato. Tu stai comandando le mie cuffie. Vai, dimmelo, cosa, che ne so cosa io. Cosa sta succedendo? Ma per forza. Va bene. E che ne so io. È vero, anche la Robby ha giocato. Non so perché Kerim non si è mai entusiasmato. Non lo so. Ma no, in realtà io non... Forse non volevi parlare con la gente, perché odi le persone. Ci sta. Ma no, in realtà se devo fare roleplay per fottere le persone, è proprio un gioco per me. Ah, bravo, vai, dillo, confessa. Arrivo, eh. Vai, vai, vai. È un peccato, perché questi qua si sono sforzati per copiare un gioco e non ci sono riusciti. Dire un peccato e dire poco, perché è un'immondizia senza... vabbè, ma mi dispiace. Beh, dell'impegno c'è però, eh. È incredibile come siamo tutti la stessa persona. Allora, io sono Bob. Vado, uno, due, tre, la verità. Oh, mamma mia. Mi hai lasciato. Oh, dai. Usciamo di Gramsci, ce la faremo. Non posso premere Steam R ha failato con un errore. No, no, fallo adesso, fallo come adesso. No, no, non funziona. Cari, devo chiudere. Ma, ma ha un bug nuovo ogni volta che lo avvii questo gioco. ma perché questo gioco gli sviluppatori l'hanno rilasciato, ma non lo sapevano. Ti ripeto. Grazie, hanno pubblicato per il trailer sub un giorno dopo. Ma come ti viene in mente pubblicare il trailer un giorno dopo sul loro canale di YouTube? Cosa, c'erano solo immagini? C'erano? No, dico su YouTube che stanno provando a sponsorizzarlo, però il giorno dopo che è uscito. Con tranquillità, ripeto, secondo me stanno facendo di tutto per non farsi sgamare, perché questa è una denuncia. Ma tanto l'altro è morto. È quello che diciamo anch'io a Lino, però effettivamente la proprietà intellettuale è loro. Che poi non solo è morto l'altro, gioco, ma l'hanno trasformato in un altro. L'hanno trasformato proprio in qualcos'altro. E quello ma è il discorso. È ancora acquistabile, SOS? No, è free to play, ce la batterò, è free to play. Li possiamo ancora chiamare? Attiva? Oddio, credo di sì. Possiamo chiamare e dire, per favore, puoi tornare indietro, metti un backup, dai, mi piace, basta con sta cazzata della potevano fare, guarda, lo lasciavano libero per tutti, a host, e io me lo stavo per i cazzi miei, così come questo, e ero contento. Ok, starto, uno, due, tre, pipo, pipo. Sono tutti e tre lo stesso. Ok, attualmente il menu. Ha funzionato, perfetto. Ho il Premiolo, buon mesiversario, ci avviciniamo all'anniversario, dove mi porti a cena? Qui. Ok. Ma che sta con sto braccio all'inizio che non capisco? Credo che... Esatto. Cioè, hanno messo anche l'emot dello stiracchiamento. Ragazzi, ho trovato delle chiavi. Bene. Adesso... Grazie. Io ho trovato un fungo enorme su un tavolo. Prendilo, okay, che serve per non avvelenarsi. Bello. Tanto quando dice find a relic, io penso sempre ad un'unica cosa. Indovinate quale? Ah, sì, mi ricordo. Bravissimi. Mette in difficoltà così, con questa, cioè mi sa, ti devo rispondere seriamente, non so. Relic Hunter. Ve lo ricordate Relic Hunter? Oddio, era un gioco? No, era un telefilm. Allora no. Kerim sono... è morto nel frattempo. Kerim sarà caduto a mare. Kerim? Kerim? E niente, il gioco ha fatto crescere lui. Aspettate. Che succede? Ma niente, fammi prendere la cassa qua. Grazie Marco. Ma come, si mesi possono aprire le casse? Sì, è pieno di casse. Mannaggia, sì, però quelle con la chiave no. Ti serve col lucchetto, ti serve la chiave. Io pensavo fosse semplicemente estetica. Ma che ho cercato SOS is no longer available as dal 12 di novembre 2018, ma anche quello free to play. No, ma sarà la versione quella vecchia che è finita nel 2018. Beh no, guarda che è il periodo in cui è morto tutto, eh. Guarda che è durato meno di un anno, SOS. Tutta la diatriba, non ti ricordi? Sì. Che poi, cioè, se fosse uscito ora, secondo me SOS sarebbe veramente esploso su Twitch, perché è veramente un gioco bello da giocare in live, quantomeno. Che era morto anche il free-to-play. Ma il problema è stato Among Us che ha rovinato tutto. Tutti i giochi belli o Among Us li ha rovinati. No, è scoppiato molto dopo. No, ragazzi, ho trovato la reliquia. Come? Allora, ce l'ha sulle spalle il mostro Super Saiyan God. Ok. Shiny, quello shiny. Sì. Okay. Ma le posti con le assi di legno da aprire, come si aprono? Tiri pugni alle assi.
Ma lo sto colpendo col coltello, non fa niente. No, no, solo devi tenere i pugni, ti ho detto. Ti pugni, ti cazzo pugni, che tu. Non puoi capire. A parte che non sta funzionando, comunque. Sì, 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 dagli un po' di tempo. Mi serve del tritolo. Serve il tritolo. E ad aprire delle porte di ferro. Vedi, se non ci fossero i nemici, forse potrebbe anche essere un bel gioco. Perché ma diventa. Ma il problema è i nemici sono. Vabbè, niente, nemico. Non riesco a spaccare niente. Cioè, ha fatto contro C, contro V in una zona precisa della mappa. Ci ha messo 500 nemici e che ti distruggono. E adesso ho paura di vivere per colpa di questo gioco. Però ho trovato un granchio. Puoi ciao. Mangiarlo? Non credo proprio. Posso provare ad ucciderlo? Sono oddio, mi sto uccidendo! Sì. Ragazzi, il granchio è fortissimo, non andate! Ma boh, sarà un easter egg. Insomma, però è uscito molto dopo questo. Questo qui purtroppo è morto molto prima che Among Us lo no, avesse ripopolato. Rispondevo a Lino, okay, che diceva... Mi serve del fungo. Se fosse uscito adesso, e no, il problema è che tutti erano... E invece sai comunque... che se fosse uscito adesso avrebbe avuto proprio più risonanza grazie ad Among Us. No, gatto. Guarda che tutti gli Among Us like, la gente comunque li ha provati. Quali cazzo giocato... di Among Us like? First Class Trouble, ci è piaciuto un casino. Ma che bello quel gioco. Sì, ma dove è finito? Dove? Cioè, dove cazzo è? Purtroppo noi stiamo riprendendo ad esempio noi che non ci giochiamo mai. Il punto di forza tu hai detto che sarebbero esplosi e tutti li giocano, non è vero? L'avete giocato, era bello, ma nessuno lo gioca. È quello il problema. Su Steam dice che è giocato, poi adesso non so dirti chi ci gioca o non ci gioca alla fine. Il problema sarà sempre che Among Us lo puoi giocare sull'attrice. Ciao, hai di paura. Sì. Come te lo do però, scusa? Non lo so, prova a metterlo uno e tasto destro. No, non fa niente. Amici, non ce l'hai neanche in mano, incontrati, mi sento escluso. Sono andato su e c'era la dinamite. Ah, comunque... bene, quindi possiamo fare... però muoio, quindi aspetta un attimo, mi serve un fungo. Comunque confermo, il pugno rompe il legno, gatto, non è pazzo. Lo so, l'ho fatto. Sì, però solo che ha un hitbox che non si capisce niente. Cos'è questo sì. effetto tornado di puzza? Non lo ragazzi, so, a me forse sei avvelenato? Ah, cazzo, sì, per questo allora. Sei morto easy. Come? Hai una scorreggia permanente addosso adesso. Sì, davanti agli occhi. No, si pronuncia. Grazie Tonoloco per i 20 mesi e la Roby per il raid, per una live drammatica tra l'altro. Stiamo esplorando un gioco che sarei l'unico a giocarlo al mondo. Una partita vorrei finire. Ci speravo, Cioè, però l'unico. Non credo che mai nessuno ti cascherà. Pensa che idea di merda che fare un gioco online dove devi essere con altri giocatori e non poter creare un server, ma dovrò stare tu. Beh, pensa hosti, che in realtà tutto il mondo ti joina. È quello certo, come Quake 3. Esatto. Cioè, fungo, attualmente togliti! Io sto stando un virus, probabilmente. Hai una chiave? Sì, ce l'ho, aspetta. Ah, ok, perfetto. Un fungo full. Ragazzi, apriamo. Sto combattendo per la mia vita ed ho vinto. Karim, io la chiave ce l'ho, ma non so. Forse non è la chiave di questo. Si è aperto dopo tre quarti d'ora prima. Ma con la chiave? Ah, ecco qua. Ah, la pistola, perfetto. Buono, ma ok. Allora, andiamo ma mi stai trovando gioco, tutto. Karim. E io? Ma farà come cor... No, di qua, dobbiamo andare. Vai nei... Ma la mappa è la stessa? Ma con cazzo. Beh, no, è da qui che sono venuto. Sì, sì, la mappa è la stessa. No, la mappa, prima. Sì. C'è la M? No. La M. Ma volevi pure la mappa. Lui dove si è andato indietro? Sì, sì, dovevo andare dove ero io. Ah, ok. Perché l'ho trovato il mostro. Seguiamo le impronte che effettivamente sono rimaste. Quindi bene. Ottimo. Se la mappa generata artificiale... Vabbè, non riesco a parlare niente per capire quello che... Diventa un produttore e fai il tuo sauce like, che bello. Ma chissà quanto costerebbe fare questa roba qua. Ma c'è un mostro con la bronchite. No, eh? Che poi fa schifo quello che stiamo vedendo. Però chissà quanto gli è costato. Oh no, Karim, da dove venivo io prima? Da di là o da di qua? Da di qua. Di qua. Ma in realtà, guarda, non so, è veramente un po' di terraforming terrificante. Con due mostri che ti inseguono. Che hanno sempre lo stesso modello. Ma è proprio uguale, tra l'altro. Ma so io voglio chiedere, voglio comprare agli sviluppatori il gioco. Posso comprare gli asset, le cose? Credo che siano già comprati questi asset, esatto, sì. Queste cose. No. Scusami, allo sviluppatore di SOS, voglio comprargli le sue cose proprio. Credo che tu possa chiedergliele.
Però mi fanno trombetta. Ma, secondo me. Ma cioè, voi dovresti state venendo... se dovresti comprargli proprio tutto. Compri SOS e lo rilanci. Quanto viene secondo te? Dipende quanto dargli. Lo valuta lui. Ma, per un'idea che ti faresti tu. Per curiosità. Così. Non lo so. Magari intorno... dipende quanto ha fatto. Perché comunque una community ce l'aveva. Quindi un po' di soldi li ha... e ha guadagnati. Quanto sarà? 5-6 mila? Non lo so. Lino! Ci siamo riuniti tutti! Eccoci! Ciao amichetti! Mi date dei funghi? Non ce ne abbiamo. Fare un drip. Non si può dare in o due, ma non si può dare. Mannaggia miseria! Ma sarò di nuovo quello morto di tre, mi scusate! Vediamo se magari qua dentro c'è. Una mano. Vai! Okay. Ce l'avete la chiave? No, serve il tritolo. Vai Karim, io prendo la pistola. Io vado fuori. Oh! Dimmi che esplode. Grazie Alessandro per la sub. Volevo vedere. È sparito il cancello. Non ci credo. Spostati che gli sparo. Vai. Ma perché attacca Karim? Ma povero Cristo. Vai che me ne vado. E mirare è impossibile. C'ho l'FOV nel culo. Gatto, fai qualcosa. Non muore. Scappa, è morto. Ok. La reliquia. Ok. Ok. Vai. E ora? E adesso il flare. Dove è Zungo? Qui. Bello, vieni da qua, papà. C'è la lingua sulla schiena, che bello. È come il mostro. È uno zaino. Grazie Gaspari per la sub di 10 mesi e Andrex per la sub. Scusatemi. Okay. Ci serve un flare. Che cazzo? L'avete visto? No. Di qua, papà? Ragazzi, ho visto un flare. Però ho sparato. Ci sono gli sviluppatori in China. C'è un altro giocatore. Ah no, ragazzi, sono io che lascio la scia. Vaffanculo. Ma che cazzo, è diventato una Winx, gatto. Ma è terrificante. Ma io le vedo piccoline. No, io le vedo grandi perché ce le ho in faccia. Tra l'altro vi vedo camminare all'indietro sul posto. È incredibile quello che sto guardando io. Vai, troviamo il flare e vinciamo. Sì, io lo so che mo iniziano le sparatorie. Ma no, anche perché se io ti miro viene fuori la X verde. È vero, sì. Ti ho fatto male. Aio! Non lo facciamo più. Non lo facciamo più. Okay, okay. Ma perché c'è la X allora? Vabbè, perché dici, guarda, è un essere umano, non lo uccidere, però in realtà vuoi. Una di noi. Perché avete sfocato? Anche io. Anche a me è successo prima. Credo abbia caricato la mappa. Ah, beh. Ma io ti ha chiuso il nome. No, aspetta, lo vedi da di qua è venuto da dietro uno, si vede no. Il nome scapovolto al contrario. Gatto, no, non me lo dire. Guarda. Dove sei? Aspetta, me ne vado. Ma come fai a essere così rincoglionito da fare? No, è bellissima questa cosa. No, è bellissima. Vabbè, questa ti prego. Ma perché in realtà questo non è il tuo nome, è un cartello con scritto Antonio Colfini. Se ti gira al contrario. È una meraviglia. È un mamma insegna. Mia, ragazzi. Io lo zero comico. Grazie Garbs, sto risubando con questo splendido gioco. È vero. Abbiamo 34 minuti. Penso possiamo. Andiamo a cacciare i granchi, ce li facciamo alla griglia. No, va bene, va bene. C'è una ruota della fortuna qui. Bel, come? La giriamo. No, è il calendario Maya, stai attento. La signora alza le mani. Io non ce l'ho le chiavi. Voi ce l'avete? Io ce le ho le chiavi. No, io ce l'ho le chiavi. Non serve la chiave. Aia, mi è arrivato un pugno. Io sono finito. Sono Antonello. Ma perché poi quando entri nella grotta diventa buio? Io non capisco. Perché è buio nella grotta. Ma là fuori si vede benissimo. Ho capito, nella grotta no. Ah no, sì, serve la chiave, porca. Aspetta, sì, che io ce l'ho la chiave. Ho premuto T, che cosa ho fatto? L'ha aperta! Che hai trovato? Una pistola, guardalo lì che ce l'ha in mano. Che mi guarda con questa faccia da scemo. No, niente, no, niente. Coltello. Ho trovato una pistola. No, ragazzi, mi serve un fungo. Mi ha colpito la bestia. Ditemi se vedete un fungo, eh. Sì. Ah, c'è qualcosa lì. Eccolo c'è lì, un fungo, sì. Tra l'altro, lo dico a Karim e anche agli altri. Nell'altro gioco, effettivamente, ti avvelenavano. Ma quando finivi quando morivi, diventavi uno zombie che attaccava gli altri. Ah, ragazzi, correva sono quattro diventato zampe, minuscolo. Tutto fighissimo. Ma infatti hanno fatto benissimo a trasformare in una battle royale, bravi. Sì, è vero. C'è
delle chiavi, prendete le chiavi. Ma Karim? Prese, sono qua. Ha preso le chiavi. E gatto? È qua. Sono con Karim. Ragazzi, allora chi c'è nell'erba? Io giuro che ho sentito qualcuno camminare nell'erba. Oh, mamma. Amico, paura, ci sono... E cura, è un maledetto questo gioco. Usciamo, vi prego. Lo so, Acedia, che il sito del gioco è lo slot machine, l'ho detto nel video, però volevo sapere se gli secondo voi, ma perché ci sono le cose, le mosche? No, volevo sono api. Vai, è come nel gioco allora, è quello vero. Ovvero? Se prendi a pugni l'albero, ti butta giù il cocco. Solo che nel gioco vero ci vedeva il cocco, invece qua all'infinito, lo all'infinito. Sì. Dove sono però tutti i cocchi? Ladri? Magari li ha finiti i cocchi. Niente, si è scoccato. Andiamo. Ma tutti gli alberi sono quelli no, con le sono quelli credo sono quelli con le luci. Sì, sì, okay. Sì. E come ce ne andiamo? Te l'ha fatto capire, L'altro fungo. Cos'è questa pianta terribile? Questa qui è una pianta carnivora, se non erro, vero? Ma bellissimi, ci metto sopra. Anche in Animal Crossing, se non potavi le piante. Grazie Zabo per i 7 mesi, Daniele per i 6. Ma Karim, perché non ci sono? Smetti di colpire. Come? Guarda! Ma che cazzo, ma io le vedo! Non c'è niente. Ho trovato un altro coltello, se volete. Ma come possibile? Non c'era niente. Le bottiglie? Ma, questo gioco è misterioso. Ma, neanche troppo. Madonna, l'acqua. Pesca i granchi con... Sembra il plasma di quel pianeta di Destiny 2. Ahia, mi sono fatto danno. Sì, perché non c'è l'acqua, gatto. Non tornerà mai più su, lo sai, un danno da caduta. Che male, vaffanculo. Una tornellata, gatto. Cosa c'è in mano il granchio? Ah no, sono le chele. C'è un coltello. Però state attenti perché sono cattivi i granchi. L'ho provato sulla mia pelle, mi hanno dato un pizzico sull'ombelico. Madonna. Ammazza sull'ombelico. Sì. C'era proprio l'animazione, fatto vedere tutto. Però tecnicamente esiste un gioco basato veramente su SOS. Account Twitter Miasbr. Ma era quello che avevo visto anch'io. Fammi andare a vedere. Kalim, dove stai andando? Non lo so. Ah, aspettiamo gatto. Abbiamo bisogno di una pistola per di un leader? Eccomi. No. Ce l'abbiamo? Come abbiamo fatto a scegliere tutti e tre lo stesso? È incredibile questa perché cosa. Siamo vecchi e cerchiamo quello. Siamo tre gemelli. No, dico, ce l'abbiamo il flare? È vero, c'è questo mio che è proprio... No. Ah, c'è una dev roadmap 2022. Però è uscito o no? Sono delle mosche prepotenti. Sì, è morto qualcuno, per forza. C'è il Discord. Boh. Invitali. Grazie, Gabriel. C'è una grottona. Ci sono delle chiappe anche. Con delle facce sopra. Ah, non è una grotta, niente. No. Inizio a sentire della pressione addosso. Non so per quale motivo. C'è gioco su Steam per richiedere l'accesso. E allora forse era quello che avevo visto io. Prova a vedere qui nella casupola. Come si chiama? Oh, brilla la casupola. Attenzione, ci sono altre chiavi, mi sa. Sì, c'è la chiave. Vai lì. Ah, qua dove sono iniziato io? Dove ho iniziato io prima? Ma questo elicottero mi mette un'ansia terrificante. Che come salti? Saltiamo tutti quanti. Ma abbiamo costruito delle rotaie qua, praticamente. Bello. Hai visto? Ci serve il flare, però. Quindi lo dobbiamo trovare, come giusto che sia. Sì, dobbiamo andarcene. Dunwich Trail. Andiamo a Dunwich Trail. Vai, vi seguo. Aspetta che mi serve vita, vado a picchiare quell'albero. Ma Dunwich, ma che cazzo hai letto? Che cosa c'è scritto? È Duwamish. Ho letto male, dai, Duwamish. Madonna. Sbagli mai? Madonna. Ho capito, ma qua era chiarissimo come era scritto. Si cieco? Ho letto di svelta. Ho rubato tutto il... Appunto, vedi che faccio bene a sbrigarmi? Sti ladri di cocchi. Che paura. Che paura. C'è una ruota che si gira. Cosa che c'è? Bello. Una non ruota entro. Che si gira. Arriva, chiudi mostro. Il portone. No, non si chiude. Però c'è roba lì, c'è roba. Sparali. Non c'ho la pistola. Aio. Vaffanculo, non ho più vita, stronzi. Forse qua c'è il flare.
Che c'è? Il flare. C'è il flare. La posso mandare via? L'hai preso? Sì. Allora andiamo, che ce la facciamo. Grazie Lamburusco per gli 8 mesi. Buona avventura a lei. Non beh, posso tradirvi col coltello, quindi sparatemi voi. No, ma ci saliamo tutti. Ah, si può? Allora, nel gioco originale sì. Mo' vediamo. Dove sei? Aspetta un attimo. Ma che sono andato indietro? Non sta contando. Aspetta, state qui. Sì. A fianco a me, davanti a me, c'è una piccola roccia che voi non vedete. Andate avanti e guardate davanti a me. Oh mio Dio! Gonfiabile. Una roccia in erezione. Bellissima questa cosa. Spara sto flare. Ah, che ne so io? Paro qua? Dove? Mi metterei... ti dice dove va sparato? Credo mi dà una freccia. Ok, cioè, forse per non bagare tutto, per l'amor di Dio, vai. Vado? Seguiamo la freccia, sì. Non fa niente. Devo andare forse dove mi dice la freccia. Andiamo dove ti dice la freccia, ma probabilmente Karim, per evitare i bug. Ma solo il pirulino, mi sa. Ci serve anche la pistola. Che sta succedendo? Questo non ne ho idea, questa cosa lì. Ma mi viene da pensare qui, giusto, come lo spari sto flare? Ma c'è la il flare di quelli che... Mano. È la si accendono, ah, ok. Non è un lo so, è perché era un tubo rosso quando l'ho preso. Hai ragione, scusa, ma sto pappagallo, sempre quando passiamo noi devi fare casino. È un corvo che ti dice mai più. Che fai? No, sto provando a cliccare, ma non... Vabbè, se ti dà una freccia ci sarà una direzione, no? Eh sì. E allora? Situazione dell'imbarazzo. Mo vediamo. Che poi tieni questo zainetto piccolino con questa signorina sopra, gatto, veramente molto carino. Sai che forse lo puoi fare solo quando senti l'elicottero, carino? Ma non le sentite voi le bestie qua? Sì, sono le mosche. Lo sto facendo, non fa niente. Dice left click to deploy flare. Non fa niente. Andiamo, è uscito ieri il gioco. Sì. Ieri. Ed è merito di Lino se l'abbiamo scoperto. Scusate, dargli meriti. Chiedo scusa. Ah, forse al pontile vuole farmi sparare? Ah. Come è giusto, gli elicotteri di solito è al pontile che si parcheggiano, no? E sì, acqua, sì, proprio. Sì, sì. Vabbè, ma questa attenzione, acqua è una peculiarità proprio degli elicotteri. Allora, qua mi fa tornare indietro. Cioè, quella freccia fa dritta al contrario, dritta al contrario. Quindi è qua? È qua. Vai. Provi. E però non fa niente. Non fa dammi niente. Sto flare, dammi il flare. E non posso farlo. Dammi la tua vita o dammi il flare. Non lo so, non lo fanno funzionare. Tra l'altro c'è la faccia spaccata. Ti hanno tirato un pugno? Effettivamente non ci siamo mai visti bene. Anche voi. La guancia sinistra? Oddio, ma io questa faccia la conosco. Questo è Bill di Left 4 Dead. No. Sì, un po' sì. Io questa l'ho già visto in uno dei miei giochi di merda. Ragazzi, sono non so convinto cosa fare. Che di conoscere. Prova tasto tutte destro, e due. Tasto sinistro, sto provando esatto. Tutti i tasti anche della tastiera. Che cazzo fa? Sai che secondo me non puoi farlo perché non hai la reliquia. No, non ci l'ho credo. L'ho pensato anch'io, ma mi sembra strano. Puoi lasciarmi la reliquia o tipo no. Scusa, non c'è dei tasti. Non so se opzioni. Ci sono option, vediamo. Probabilmente G. Non ci sono. Gestio. T e drop. Vai. Facciamo questa prova per la scienza, dai. Io non posso toccare la reliquia perché non è un oggetto. No, allora lascia il flare. No, a me fa l'animazione, ma non lo lascia. Ma che animazione è? Non fa l'animazione, ma non lo lascia. Mettilo magari qui sul pontile. Forse la salve di grazie. Mi serviva proprio un po'. Ma mi ci siedo sopra. Ma porca puttana. Ma che stai facendo qui? La lavanda dei piedi, che fai? Non puoi? No, ma in mano lo vedo, quindi ce l'ho. No, non lo vedo che ce l'hai. E mi indica qua. A parte che c'è anche i tasti per il l'emote, dice QBIPZ. Zeta. Te ne viene nell'occhio. Non ti faccio più amico. Amico. Ciao, bravo, Mario. Sai, bravo, sempre lui, bravo. Allora, cerchiamo di risolvere sto mistero, dai. Non puoi buttare il flare.
No. La domanda è: se ti ammazzo, me lo dai il flare? Bravi, vuoi provare? Non credo. Vuoi provare? No, mi sento in colpo, non lo farei mai. No, secondo me no, eh. Non mi assumo la responsabilità di quello. Sto veramente cliccando tutto. Facciamo, speriamo un altro, poi vediamo se c'è un altro flare. Perché indica qua, ma la freccia c'è, cioè, è questo prova, punto prova, qui palese. Prova. Mario? Parlami, gatto. Prova, prova. Non ti sento. A me fa morire da ridere che nella lobby funzionava, adesso nella descrizione del gioco dice che servono una o due reliquie. Come? E una ce l'abbiamo. Una ce l'abbiamo. Uno, ti due, è premuto dice, T? Forse ti viene premuto? No. Ci hai sputato sopra, ho visto. No, ma è vero, non lasciamo un cazzo. Cioè, ma che significa? Vogliamo questa... provare a esplorare ancora, ma... Sì, dai, esploriamo un altro po'. Poi in caso ti ammazziamo, carino, non ti preoccupare. Hai già la morte, saluta te. Se io sparo al granchio, che succede? Non sparare, care. È paura. Mio Dio, mai più, è di ferro, mi è tornato indietro i proiettili, adesso sono cieco. Ma... Presidente, non sprecare i colpi, però... Vabbè, non i colpi. Gatto, ma perché se non riusciamo ad ucciderci usando le pistole? Sarà uno scontro di lame. Ma perché dobbiamo ucciderci? No, dobbiamo salvarci. Era per trovare un altro mostro. Gatto, cioè, se troviamo un altro mostro. Non ti credo, io lo so che tu mi hai 6 colpi per buttarlo giù. Che passione questa corsetta, eh. È diventata un'avventura coop, comunque, bello. Ma è bellissimo, infatti. Ma la cosa figa di Source era anche quello che tu potevi trovare gente a cazzo e allearti, e diventava quello. Maverick, 15 uomini sulla cassa del morto. Grazie mille. Andiamo di qua dopo, guarda, di là. Aspetta che se verse. Siamo attenti alle rocce che si gonfiano. Mi piace questi. Oddio, se c'è lo un cacatoio in mano, qui. Che succede? Niente. Ragazzi, c'è un cacatoio. Aspetta, vengo in sappa. Ma è letteralmente... Ma perché? Serviva? Aspetta. Non tiratevi i pugni. Io vado, Ma... Chi è che mi ha tirato il pugno? Indovina. Ma mi hai tolto quasi tutta hai la vita. Hai finito questo dito lungo, te? Ma io non ho fatto niente, io sono andato in bagno. Che volete da me? Non è che mi ha fatto danno la... Il granchio ti fa male. Sì, sì, ma si è tolto tutta la vita, ma tolto. Ma guarda che mani che c'ha, tu ce l'hai, no? E sulla pagina del gioco dice: una volta che la reliquia del flare sono stati trovati, proseguire la... Seguire la freccia per il punto di estrazione. Mi sa che il player deve avere entrambi per usarlo. Ma mi sembra una cazzata incredibile. Quindi mi dovete veramente uccidere? No, ma non detto, attenzione, non è detto che se io ti uccido tu mi droppi quello. No, io sto pensando una cosa. Non devi utilizzare il flare, ma semplicemente stare lì fermo perché hai il flare e quindi sai il punto di estrazione. No, c'è scritto left click to deploy. C'è scritto. Non mi fido di questa descrizione dell'oggetto, sinceramente, conoscendo quel che sta succedendo in questo gioco. Sono delle chiavi. Non possiamo prenderle? Perché? Perché ce le già. Ce l'hai. Sono passepartout le chiavi. Ah, perfetto. Beh, sì, effettivamente sì. Te ne fa raccogliere 50, quindi. Ma siamo tornati all'inizio del stiamo gioco. Cercando quello, stiamo cercando. Pippo! Intanto mi incocco un po'. Tra l'altro, quando mi giro a sinistra, il mouse flickera a sinistra dello schermo. Non so se è capita anche a voi. No, però fortuna. Io ti dico solo una cosa. La prima volta che ho avviato la partita in questo gioco, la visuale non si muoveva con il mouse, ma dovevo tenere premuto il tasto sinistro per farlo. Quindi già è tanto che siamo... Sì, è di un MMO. Già è tanto che riusciamo a muovere la visuale. Sempre se c'è un altro flare. Sì. O un'altra reliquia, più che altro. Siete stati qui alla spiaggia? È tutto uguale, non lo sapremo mai. Magari ma dove sei tu, gatto? Io ero dietro di voi, ma voi avete evitato le cose qua, come si chiamano? Le cose? Ah, quelle case, perché sono quasi convinto al 2% che le ho esplorate io. Non c'è un'impronta a terra. Ma non penso che resti. Per chissà quanto. Se no si comprime sto gioco e crash. Ma effettivamente non c'è un cazzo. Dovrebbe esserci più flare e più reliquie. In teoria. Sì, adesso vediamo in pratica. Oddio, no, ma Karim, ti ho perso, cazzo, sono da solo, amici. Ah, ecco. Sono fuori dal coso, ma tu che cazzo di senso dell'orientamento hai? Ma i bambini, non bisogna mai lasciarli al supermercato. Cretino, vieni. In coda alle casse mentre la mamma va a prendere l'ultima cosa gli manca. Dai dei colpi per la pistola ancora? Certo. Uno per te. Una cosa comunque da stronzi, Tienine uno per me.
perché sono convinto che il giocatore debba avere entrambe le cose. Io sono cresciuto e adesso faccio la spesa autonomamente. Non mi è mai capitato di arrivare in cassa e dire: ah, allora vado a prendere un'altra roba. Cosa? A te non hanno mai lasciato in cassa non da solo i tuoi genitori? Non ho capito da cosa è nato questo discorso. E dai, io gli ho detto non lasciatemi al supermercato da solo. Esatto. Sì, tu no, non sei mai stato lasciato in cassa da solo dai tuoi? In cassa? Sì. No? No, perché? Boh, a me è un botto di volte. Con mia mamma che deve andare a raccattare l'ultimo articolo assolutamente essenziale. Sì, a me è capitato. Non mi sembra, poi magari sì, ma non mi sembra. Con l'ansia che poi arriva il tuo turno e non hai soldi e non sai che cosa dire, no! Ma non solo, ma c'è anche gente che lascia lì la spesa e se ne va per sempre. Vabbè che io ormai vado solo alle casse automatiche. Che bella bocca! Ma stiamo ricostruendo i nostri passi. Ma è normale, stiamo facendo il giro. Dobbiamo andare dai mostri cattivi. Tutte le volte che vado con i miei... Ma sei del 91, Fonta! Come? Oh, ma qui c'è un precipizio. Siamo saliti sulla questa piramide Maya, ti ricordi? Non c'è credo. L'altra, quella in cui sono finito io nella partita prima, che non so dove sia. La troveremo. Entriamo qua dentro. Ma il gatto che fine ha fatto? Sono davanti al bene dividerci. Ha delle emorroidi. Va bene dividerci, che almeno sì, perché almeno lo troviamo. Vado di qua. Di coniglio, questo. C'è la pistola, io non c'ho manco quella. Ho capito che tengo la pistola, ma non ho... Posso infilare dentro i testi? Sì. Aspetta, in realtà... Forse ho trovato il flare, eh? O in realtà forse non ho trovato niente perché l'avete anche già aperta. Allora, io sono tornato dove abbiamo ammazzato il primo. No, non è vero. Noi siamo sopra la piramide Mai. Ma non serve lì, non serve. È aperta la cassa. No, ma nessuno entra. Ma se la cassa è aperta. Ma scusami, C'hai gli occhi in culo, veramente. Vabbè, ho pensato magari fosse lì esposta, tipo come un gioiello. Sono contento per tutti quelli che parteciperanno domani alla 24 ore di vino. Così, 24 ore così. Vuoi dire come inizierà la 24 ore? Che sfondo un muro a pugni con la porta aperta a fianco. È bellissimo. Vabbè, posso accedere pure a te questa... Vuoi dire come la iniziamo? Perché ci sono anch'io, immagino. Inizia alle 9, no? Certo, sì. Inizia alle 8:45, quindi alle 9. Sì, giochiamo a quel bellissimo gioco. Attenzione cassa, niente. Giochiamo finalmente per la prima volta a Crusader. No, cambia di piano. A Crusader? Sì. Chi l'ha gatto? Io ho detto va bene. Perché Lino lo voleva provare da una vita? Sì, è vero. E lo giochiamo in coppa. E Lino? Sono curioso, però ti giuro che prima abbiamo giocato abbiamo il gatto. Abbiamo fatto una prova da 10 minuti, ci siamo divertiti come delle merde. Cioè, a me basta che mi dai il personaggio che posso customizzarlo, però... posso chiamare Mario Merlo, le so contento. Però c'è un problema abbastanza grave che è uscito il DLC di Crusader. Anche disattivandolo, comunque il gioco è stato aggiornato. Che puttana di paura! Comunque il gioco è stato aggiornato e hanno aggiunto delle feature e non sono tradotte e ci sono i file... Ovviamente. Oh mamma mia. E quella è la parte migliore per me. E ci sono i file di testo tutti rotti con gli underscore, le cose. Bellissimo. Oh, no, non te li lascia semplicemente in inglese? No. Purtroppo no. Alcune cose in spagnolo, altre in inglese però con l'underscore. Il gioco si è adattato a me praticamente. Che è un maestro di spagnolo. Abbiamo comunque 10 minuti, solo non è... ma non si trova niente. E no, c'è quella grotta in cui sono stato io nella partita prima, ma proprio profondissima. Ragazzi, forse ho trovato il flare. Ho trovato il flare! Ma che culo, dove dai, che ci vediamo lì. Selezionalo e ci vediamo lì. Comunque, giusto per dire, anche oggi mi sono svegliato alle 8, Guardate che... E domani mi sveglio alle 7. Però sono andato a dormire alle 3 stanotte, quindi sono un po' di pelle. Che bella idea, proprio. Infatti, non ho capito. Domani qua sarò un bicio. Pensa, io devo stare con te in live alle 9. Cioè, quando praticamente già sarai morto.
Sì, no, sarà incredibile. Ma infatti poi vi lascio a voi. Faccio video. Rainbow Six con i gormiti. Non so perché abbia deciso Rainbow Six Siege. Non Extraction. So perché tu abbia accettato. Ah, no, l'altra volta, okay, ti sei divertito. Loro hanno detto, ma rifacciamolo. No, no, ok. È che tutta prima parlava di Rainbow Six senza specificare che fosse Extraction. No, ha detto con i gormiti. Ha detto. Ma io che devo capire dai gormiti? Lo so. Scusa, anche perché l'ultima volta che l'abbiamo fatta al 12 ore, carino, ma abbiamo giocato a Get the Fuck Out. Quindi ci modernizziamo. Terribile. Messa terrificante. Mamma mia, se sì. Ma scusami, ma ti sto seguendo, no? Ma chi sono siamo io? Qua, siamo qua. Ah, ok. Oh no. Quindi dobbiamo aspettare. Aspettiamolo, sì. Così. Okay. No, mi ricorre. Non morire tu, eh? No, ma io ho uno di vita, sono ricorso dal mostro. Mamma mia. Doppio. Ma sono un maestro. Hai fatto la collatera, il signore, bravo, del game. Non morire di veleno. No, no, il veleno non morire, era un basta, problema. Fai... Mamma mia, eh? Che ci double. Una partita a sasso, carta, forbice. Dai, buono, sì. Dai. Abbiamo quasi fatto. Sì, fiero di ciò che abbiamo combinato. Ma io ho trovato un vicolo cieco. Io lui l'ho già visto. Dimmi che mi l'hai fatto, sarà un Farmer asset di un Life. Farmer Life. Life Farmer Simulator, una cosa del genere. Sono convinto, eccomi, che lui è tizio della, no, copertina. Non posso vedere, c'è il muro invisibile. Il muro invisibile. Sì, devi andare dall'altra parte. Fare il giro dalla sabbia. Il muro ci divide. Amici, non puoi star con non noi. Non ti vedo, dove sei? Sono dietro dall'altra di te. Parte. Dove no, sei? Non ci credo. Veramente da qui non corriamo, puoi? Corriamo tutti verso il muro invisibile. Rompiamolo in qualche modo. Ciao, ragazzi. Adesso e sicuro muoio giro durante il tragitto. No, io devo cercare sto gioco perché sono convinto che è lui. Aspetta, c'ho in libreria. Sembra quello della locandina di Leo, Home, quello di Homeless Simulator. Oddio, anche volendo, Hobo, sai? Un po', non so se lui no, però... No, mi ricordo di più quello di Left 4 Dead. Ma magari mi sto flashando. Vai, mettiamola così. Venga, noi ti aspettiamo, eh. Tutto perché non ti volevi bagnare i piedi. Sto circunnavigando il mondo. Poi c'è questa pratica freccetta rossa che mi indica la via. Sai cosa è bellissimo? Sì, non sta camminando, non sta correndo il personaggio. Shakera. Lui shakera un po'. Lì non ho, eh. No, puoi dirmi che cosa vedi? Vedo le tue braccia che fanno su giù velocissime. Ok, perfetto. Eccomi. Vediamo. Puoi deployarlo tu? Sì, perfetto. Wow. No, ma che stronzata è che devi, mamma, avere entrambe le cose, figa, scusami. Si chiama mala programmazione. Perché se ci sono tipo 10 giocatori, come fai? È lì. Andiamo. Devi veramente uccidere i giocatori per fare. Come si fa? Ehi! No, può farlo, no, solo! No, non può farlo veramente solo chi ha sparato il flare. Ma mi sono sparato da solo! Come? Ti giuro! Mi sto facendo. Che succede? Ciao! Mi sono suicidato! Ma che si è ammazzato? Ma che è successo? È impossibile! Io non mi faccio. Scusami, ma se alzi la mano. Però torna giù, sta tornando giù l'elicottero. Ecco qua. Non mi specta. Non posso aggrapparmi. E lì non si è suicidato. Non so come si è. Ma non è possibile che sei spaventato. Ti ammazzi. Gatto, non posso premere niente. No, non devi premere. Ci devi andare sopra proprio. Non mi fa andare. No, ragazzi. Io non so. Non mi fa andare, sono esattamente compenetrato col gancio e non fa niente. Io vorrei rifare quindi... la partita solo per farvi vedere come ci si ammazza. No, io vedo da lontano, you survived, e l'elicottero fermo lì. Sì, ma... non si può fare più. E non lo so. Tu non resterai lì e diventerai un mostro. Lino si è ammazzato perché ha sparato in aria, non so. Cosa è successo? Mi giù, ho sparato in aria, i colpi mi sa che tornano indietro, non so. È la gravità. Io scappo dal mare. Vai. E io non ti vedo, io vedo... Non lo so.
Vuoi aspettare 10 minuti? Vedere che succede? Sono caduto giù dalla mappa. Ah. Ti prego. Sì. Ma adesso il gioco è meraviglioso. Vorrei ecco tanto riavere il mio denaro. Mamma mia, che merda. Mamma sei... Quanto costava? 14? 12-14 euro, sì. Ma bastardi. Ok. Questo è proprio sono uscito scam, da... Ma a voi è uscito dal server? Io sono uscito dal gioco, sì. Ah, ok, ecco perché. Perfetto. Ok, ragazzi. Adesso chiediamo rimborso. È fatto con Ariane Jain. 12,49 euro. Madonna. I suoni, se vi interessa, sono stati presi da Zap Splat. E poi il resto è stato fatto con Blender. Ah, quindi è fatto da zero? Almeno quel che dice lui. Minchia. Cioè, fammi per farvi andare... capire il è bronze bravo. Pack di... Quanto ci teneva? Io vado subito su assistenza, sono molto deluso e adirato. Com'è che si chiamava quel gioco lì che volevamo fare? Ready or Not. Ecco. Ready or Not. Ready or Not. Pipili. Gioco con le Adivo, 12, le DirectX. Voi con che DirectX giocate? 11. 12. Non me lo chiede, non mi ricordo. Perché sono l'unico che gioco alle 11? Vai. Franci, ci becchiamo tra un mese per festeggiare l'anno, grazie mille. Facciamo allora così e così, così. Aspettate che cambio titolo. Ah, mi dispiace ragazzi, volevamo veramente giocarci a quel gioco lì, però è stato un problema dietro l'altro. Una truffa. Inizialmente ci volevo giocare da solo con la gente di internet. Poi non si poteva fare, ho chiesto a loro due. E anche con loro due è impossibile. Madonna, meno male che l'hai provato prima. Che pensa, se partivo con la live e mi trovavo così. Zoppo. Però puoi finirlo da solo, quindi dai. Mamma. Mi è crashato tre volte, Com'è che era per giocare assieme? Non mi ricordo più, non ci gioco da un bel po'. A Ready or Not. Zack per 17 mesi e Rax per i 5. Scusami. Stavo chiedendo a te come si fa. Non lo so perché io vengo sempre invitato. Ah, allora vai. Oddio, Lino. Cioè, mi sa tu. Play. Faccio play. Mamma. Friend only. Ah, fai tu? Ok. Okay. Allora, ecco qua. Solo un video in pre-game lobby. A posto, a posto. Bravo, Lino. Bravo, Lino. Bravo, Lino. Grazie, amici. Comunque, anzi, io credo che tu. Cioè, è stato fatto il massimo possibile su un gioco che non era. Stato pensato per essere giocato più di videino quello che aveva fatto. Io te lo dico, è un videino, L'ho registrato. Bravo. Ma non, cioè, l'ho registrato, ma in realtà volevo registrarlo per un altro motivo, cioè volevo che venisse fuori qualcosa di bello. Vabbè, come bellissimo. In realtà... Allora, andiamo a Park Homes. Park Homes. Non mi ricordo più come si gioca. Neanch'io. Park Homes. Vabbè, basta, non lo dico più. Vai, vai. Vado. Siete infatti tutti stasera, confermati? Ve lo giuro, volevo registrarlo con tutta la gioia del mondo. Ho detto, cazzo, vai vai. Un ritorno che faccio? Barricade Suspect? Non so nemmeno che significa. Sta scritto Barricade. Ok. Non so. È stata una grandissima delusione. Non che mi aspettassi chissà che titolo, per l'amor di Dio. Però mi aspettavo qualcosa di funzionante. Madonna, non c'era una cosa giusta in quel gioco lì, Mi apriva il VR, crashava. La Real mandava. Ce l'ho ancora aperto, bravo, grazie. I nomi al contrario. Vabbè, quello è una feature. Io la vedo come una cosa positiva, quella. Quella cosa è TikTok tag. La cosa, la chat in game solo nella lobby. La radio che un po' funzionava, un po' no. Sono triste. Però è stato divertente, devo essere sincero. Sì, soprattutto il fatto che mi sono ammazzato cercando di chiedo che nessun gioco mi è capitato perché Lino tu guardavi su con la testa ma la pistola era sotto il mento e quindi hai sparato tutte le volte, è morto. Ma io vi chiedo, è mai successo in un videogioco una cosa del genere? No, ecco, non lo so. Finalmente un gioco vero. Scatta però si va. No, ogni tanto mi cala di frame, aspettate un attimo. Lo sai che anche io sto notando dei frame un po' piccolini? È l'aggiornamento per caso? È possibile. Ho giocato ieri. Ormai sono un mastro di questo gioco. Credo che quel gioco di prima ci abbia rovinato il computer. Proprio. Cari, ma mi la bocca per sempre. E c'ho anche i frame bloccati. Provo a togliere il V-Sync, ma mi sembra strano, dovrebbe darmi una mano. È che sai, io ho 60 fps, ma me ne sembrano 2. E anche a me. No, a me cala proprio. C'è uno ostaggio. C'è uno ostaggio dietro. Oddio mio, no. C'è qualcosa che non va. Com'è che si correva?
No, ma ci vuole due frame tu. Karim. Io? Sì. Perché? Ti vedo a due frame. Sì, 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 tu sei a postissimo. Come si chiamava? Cambiava il rateo invece? B. La B? B? No, la B mi... Sì. Grazie, scusate. Sì, sì, è B. Porca puttana. Scusa, volevo provare. Ma mi scatta proprio, ma come mai? Prova a mettere le DirectX 11. E devo riavere il gioco lì, no? Aspetta. C'è uno. Sì. Però no, non è un sospetto. Sì, è un ostaggio. Se volete io le flashbang. Entro, eh. Vai, vai, entrate, entrate, vi copro. Frank no, Zappa. No, ragazzi, mi gira male, ma che palle. L'update di Highlight 2, che ha fatto, tra l'altro, un altro update oggi. Restrango. La strangoli? No, io vedo... E fatti stop. Oh mio Dio, c'è uno! Ok. Siamo al 70% di distanza. È morto? No, è vivo, perché non era una persona cattiva. Ma tu vai a fanculo, non ho capito. Oh mio Dio, che succede? Che succede? Immediatamente morto io. Aia, chi è? Ma non era uno di voi questo? Eh no. Ma che cazzo? Siamo morti tutti e tre. Perfetto. Ma io stavo arrestando Filippo. Madonnami. Facciamo replay o vuoi sistemare un pochettino i problemi? Se ci no, sono no, ancora. No, replay. Adesso vediamo che cosa... Ho provato a fermare due robe, ma... Mi è crashato. No, mi ragazzi, è crashato. Ci sono rotto il computer. Ma quando mai? Non mi era mai crashato Ready or Not. Escape. Allora, lì, torniamo no, escape. Al menu. Torniamo. Sì. Return to lobby. Sì, ma questo okay. Qua mi ha sparato direttamente dalla tempia, neanche nella tempia. Sì, mi sa che era la distanza del mondo il mio problema. Ok, quando volete, tu e te rientri, me lo dici. Come è preoccupata la signorina? Si è okay. Aggiornato, eccolo lì. Return to... Seratona! La prima è veggie, non abbiamo fatto nulla. Vai. Ma... Si è che buggato, serata disgraziata questa. Come si è buggato lì? Dice, ritorna in gioco. Ma dove? Vi giuro, eh! Allora, aspetta, aspetta. Eccoci qua. A posto. Mi sa che ci ha sminchiato tutto il computer. Oh, no, eh! Mi sono dimenticato. Giusto in tempo per domani, Lino. Sì, infatti. Ma... Controlla giusto una cosa, gatto. Vedi che non te l'ha chiuso il VR il gioco. Quindi controlla se non ce l'hai ancora. Arca troia. No, ce l'ho chiuso. Ok. Vabbè, magari ha solo un po' di bronchito, non ti preoccupare. A proposito di VR, dobbiamo ancora registrare il VR chat. Guarda, quando vuoi almeno lo utilizzo un po'. Non l'ho mai usato VR chat. Lo so, e per me tu ti diverti come un bastardo. Ok. Ma è un po' un incubo. Io però sai cosa uso? Uso Big Screen, quello del cinema, dove si guardano le cose insieme ad altre persone. E non è la stessa cosa però. No, ma cosa vorrei proprio provare? Non trovi dei mostri giganti che ti coccolano? No, grazie a Dio no, infatti. Però tra l'altro posso vedere i film anche su. Non ho capito. C'è un terrorista. Dove? Aspetta. Aspetta che si muove, aspetta. Dove? Due terroristi. Dove? A sinistra della porta. Proprio a sinistra della così? Porta. Così? Sì, vai. È qui. Però... Non c'è un radio automatico. La B non cambia quello, eh. Uno è morto, però c'è un altro. Aspetta che questo lo ammazzo io. No, lo so che forse hai ragione. E con cosa si cambia il rateo? Con N? No, no non posso più guardare giù nel buco. Allora aspetta, apro la porta. Io apro la porta, però Karim devi sparare. No. Assolutamente, io mi allontano X. Perché esplodi. Vado! X, grazie. Mi ha colpito, sono ferito. Non vedo nessuno. Di Lino! Sono piccolo! Ah. Occhio che... Seccato! Okay. Dai, tenere un altro! Ci ha ucciso tutti. Ci ha ucciso tutti. Ma scusa, ma allora io l'ho visto prima che no, ce n'è sempre uno che è overpower. Non è possibile che ci abbia ucciso tutti.
Ma che sta succedendo? Ma perché questo, sono tutti... questo qui, sai che cos'è? Questo qui è il pro player di Rainbow Six. Quello che sfonda la finestra, esce fuori e ti ammazza prima che entri nell'edificio. Sì, sì. Ma sì. Scusami. Avremo la nostra vendetta. Siamo tornati. Che cazzo è successo? Più anziani di prima, ma siamo tornati. Per favore. Vabbè, Sifu. È diventato Sifu, è diventato sto gioco. Ma com'è possibile? Vai. Sì. La ma X. È tipo il mini boss. Che cazzo era? Ok, non spaziale. Ho provato. C'è un, ci sono due ostaggi. Uno subito dopo la porta e l'altro più lontano. Quindi occhio. Quindi apro, eh. Vai, aspetta, apri. Quindi picco. Alpas. L'arpas. Ok. Io vado, entro e vado a destra. Spostati. Spostati che entro e vado a destra. Ok. Vabbè, dai. Signora, si metti i weapons. Eccoci. Ma siete pazzi? Sto entrando la madafacca. Non lo fare perché ci sono tante persone. C'è la signora in giallo in TV. Io vado a prendermi le droghe classiche, arrivo subito. Guardo sotto la porta. Non ci sono più. Ah no, eccole. Non c'è nessuno qua. Gatto andando su sub. Ho sbagliato. Gatto! Stavolta no, stavolta arrivo. No. Ma troia, ho ucciso un terrorista, no. Ma anche un ostaggio. Anche sì. Io. No, anche io. La giustizia è fatta. Cazzo. Mi raccomando. Allora, e però eri in combutta, eh. Ah, sei pronto? Guardo giù dalla guardo dalla porta. Come si accende la luce? Questa volta utilizzerò una c'è roccia. Un terrorista proprio a sinistra, no. Vicino al mobile allora. A sinistra. Karim, ti fidi di me? Sì. Allora, apri la porta. Hai paura! No, non è più! Siamo cretino! Ero rimasta lì appesa! La... Ero rimasta appesa lì! Vabbè, ma è immortale sto stronzo! Sei morto? Gatto. Sì, ma non è possibile! Dove eri? Avevo fatto il giro dalla TV. Vieni. Andiamo a prendere. Ma non è ma possibile! Fortissimo! Lino arriva, io... Lino arriva! Ma chi? Rinnovate. Di fame, aspetta. Torniamo le no. 3450. Stiamo perdendo sangue, quindi fame. Grazie. Allora. Si scende. Che paura! Sì, ma è fortissimo. Allora again. Ce l'ho, ci sono vivo, eh? Vai Karimba. Che difficoltà, scusatemi. Hai messo difficile? No. Che succede? Non ho risparmiato niente. Ecco, era qua quello che mi ha ucciso a me. Ha fatto tutto un giro e ha ucciso anche Lino. Però per forza era Highlander. Che scatti anche a me, in alcune zone. Abbassa la distanza di render. Ma andava benissimo fino a... È un mese fa, due, quando ci abbiamo giocato. Ma porca puttana. Grazie Lapislazzoli per i 9 mesi. Torno a studiare, ma buona partita. Grazie mille. Buono studio. Come si fa? Ad andare via, a far finire la missione. Ammazzati devi con farla questi. Tutta. Ah no. Bisogna farla tutta, non c'è. Boh, non lo so. Vai. Spara i buoni, fai tutto. Vabbè, allora ricomincio, dai. Esco. No, però vai. Mi sa che se... Non importa. No, mi sa che dobbiamo rifare tutto. Sì, vabbè, non fa niente. No, quindi rifarete anche nel senso che dobbiamo... Ah no, ti torno al menu. Ok. Avevo paura che dovessimo rifare la lobby. No, gatto, io sto tornando al menu proprio perché hai detto... Vabbè, no, crea la lobby, dai, è giusto. È giusto. C'è problema. No, sono no, da uno solo. Di uno ready. Arrivo. Sì, no, non ci vuole niente a entrare. Giusto così, per sfizio questa volta, controllo... E come vado io adesso a unirmi? Va al lato a destra. Esci, vai al menu principale. Ah, avevo fatto la Steam. No, e non c'è... Normal. No, ho messo normale, ok. Ok, è normale, perfetto. Mi volevo togliere sto dubbio. Confermo, Lino prima si è sparato in testa sparando in aria. Ecco com'è andata. È stato incredibile. Non avrei mai pensato di una cosa del genere. Provate la dimmi stessa missione sei, in raid. Hanno allargato la mappa. No. Dice 100%. Ma in tre, aspetta un attimo. Non riusciamo a fare normale. Mi riunisco da fuori perché mi è... Non funziona il cazzo stasera, non so. Vabbè, capito. Il come ho fatto non lo so, Kong. Non ti posso rispondere. Chiedi agli sviluppatori.
Per me veramente c'è installato un virus il gioco di prima. Cato, non ci sono cazzi. Non mi fa dormire stanotte. Madonna, quanto male vuoi che vada. Grazie Thermos per il raid. Ciao. Se si può giocare in uno in più, se vuoi, Moro o... In due in più, non si può giocare in cinque. Non lo so, se volete unirvi... So che Moro si ingolosisce facile. Sei entrato. Ok, accetto. Eccomi. Normale, giusto? Grazie, Chiaraz. Aspetta, sì. Se si uniscono... Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che vuole unirsi. Chiaraz, buonasera gatto, è qui che si rinnova e comunque sempre minore di tre. Grazie mille. No, sì, infine a Moro. Anche gli altri, non so, non mi ricordo mai. Non si poteva giocare fino in 10? In 8, quant'era? In 20? In 40? Io comunque non ricordo se abbiamo mai giocato in 5. Continuano a dire che l'abbiamo fatto. L'ultima volta che abbiamo giocato eravamo 16, mi pare. Può essere. 21? C'è una memoria piccola. Mamma mia, sto ancora pensando a quella cosa. È stato incredibile. Mamma mia. Ma la cosa peggiore è il fatto che tu non potessi finire il gioco se non avendo entrambi gli oggetti. Che stronzata. Cioè, che stronzata terribile. Pissi pissi. Ehi, ecco. Moro. Ciao Lorenzo. Mi sento piccolo. Sì, perché se no mi dite sempre: ah, l'audio, cosa è successo? Io ti sento abbastanza pulito stasera. Hai cambiato microfono. Ho fatto pissi pissi prima di parlare. Ah, per quello dici. Mi sembra giusto. Dimmi quando sei dentro. Fammi vedere il gioco chiave maiuscolo. Sì, ecco, no, è che sono c'ho l'anzi. Ok, vado 1 2 3, vado. Tanto finché non viene qua non parte. Aspetta che sono ingavinato col cavo delle cuffie. Cos'è che perché sei fatto? Non ce l'ho wireless. Ingavinato. È italiano corretto, gatto. Non lo sai anche io. No, non credo sia italiano, non credo sia italiano, impelagato. Tu Lino? Sì, oggi ho riguardato anche delle clip che stavo facendo i trick e track. E c'erano le clip dove eravamo noi tre Thermos, gatto e te Lino. Non puoi non ricordarti, cioè, la clip dove sei esploso con la porta c'era anche gatto lì. Per dire che si può giocare in 5, questa era la cosa. Sì. Ed è da ieri che dice mancava ma del no, contesto, non ci abbiamo mai giocato in 5, non è... Ok, no, è che mi ero perso nel discorso, grazie per avermelo chiarito. Ma okay. Hai cambiato gioco adesso, okay. Gatto? No. Cioè, facevi questo dalle 8? Ah, no. Quindi sì, ma non adesso, è già da un po'. Vabbè. Moro... fatta sta mappa? Eh sì, no. Però non l'abbiamo fatta. È successo un casino con la live di prima, tu non hai idea, guarda. Non vedo nessuno. Ma aspettate, ma lì non gliel'hai detto? Cioè, avete visto che qui è tutta diversa sta mappa, sì? Che è allargata questa qua? Sì, c'ha tutte le palazzine dall'altra parte della strada. È tutta diversa. È la stessa uguale, ma allargata. Sì, nel senso, dai, non mi rompere le palle. Sì, l'ha sì. Detto gatto, ha detto mi sembra uguale. Eh sì. No, di qua? Ma con la calma che noi abbiamo. Questo zainetto piccolo. No, ma lì no, perché non si può correre? Sì, lì giù dalle scale. Però siamo spawnati nel punto classico. Si può andare di sotto? Si può andare? No, yes. Sai che mi sa di no? Perché ieri lì non sono allora, abbiamo fatto ride. No, fermi. Con ride cambia la mappa. Sì, ma porca in puttana. Chat prima dicevano proprio quello. Ma che storia da UFO. Una volta non era mica così. Da e questo mondone del circo. X. Vai, sono pronto. Vabbè. A qualcosa. Prego, allora, prego. Non dovrebbe esserci nessuno. Però vai, aspetta che guardo le bombe. Stasera dovevamo spaccare internet, è stata una serata drammatica invece. Più o meno abbiamo spaccato, dai. Ci ha spaccato il computer? Sì, sì, sì. Prego, non c'è la bomba, credo. Non lo guardo. Allora, non posso sbattere. Lo scudo l'apro? Apri Lino. Non si può. L'ho chiusa? L'apro! Ma perché l'hai chiusa? Mi sono rotto i malleoli. L'audio è così forte. Ah no, c'ho l'audio più alto dal mix. No, l'audio è scemo di questo gioco, non si sente. Allora. Siamo tutti ragazzi. Scusatemi. Spegni sta luce che non serve lì, no? Non ci vedo. Io picco qua, eh. Io prendo la aspetta, metà. Aspetta, guardo io. Chi è che ha lo scudo? Io. Vado, Vai, vai. Che è successo? Allora, c'è la roba da staccare. Allora, ho preso la droga. C'è solo la porta a destra aperta, Ma perché? Vai, miro. È chiusa. L'hai richiusa? Volevo dagli di più. La porta solo. È perché punto a destra, più in destra, basso. Occhio, destra. Occhio. Pulito, pulito. Clean. Non aprite. It's clear. In questa non c'è nessuno, mi sembra.
in questa, non mi fido. In questa c'è un terrorista. No, sono due civili. Però non so le bombe. Aspetta, occhio. Picchiamo piano per non far rumore. Picchiala. È locata, la slocco. Sloccala e poi picchiala. Wireless la slocco. Se vuoi la posso buttare giù, con un colpo. Allora, okay. Non ci sono bombe. Oddio, che succede? Ma che paura! Paura, ma chi? Ma sei scemo, gatto! Che tu c'hai? Dimmi perché? Che sei scemo. Hai dato tu il calcio alla porta. Certo, per aprire la prima. Ma te sei pirla. Ma che paura. Stavo entrando con il colpo del... Cioè, tranquillo. Mi hai fatto cagare addosso, pensavo che mi avessero sparato. Ho un problema di audio. Mi ha dato l'achievement first arrest. No, aspetta, c'è qualcosa che... La prima volta nella tua vita, bravo gatto. No, comunque sì, ha sempre avuto il problema di audio che non si sente niente, appena c'è mezzo rumore ti spara. Madonna, questo è stato fortissimo, eh. Sì, cioè... sì, sì. Ma infatti io non sento un cazzo, piccoli. Non sento i passi. Occhiolino, è locata, ragazzi, è locata. Attenzio, qui. Sicuro a sinistra c'è piccolo. No, non andare lì, gatto. Vieni dove siamo tutti. Non per guardare favore. Sopra. Dai, siamo tutti. Di qua. Piccolo. Di qua dove? Di qua dove si vedi noi. Dove ero io prima? Allora, non ci sono bombe. Vado avanti. Vai avanti, Moro. Vai. Sì. La lavatrice è a posto. Mi metto qui. Ti copro, sei coperto. Vedi se i bandi sono ho sbagliato, pulizzi. Volevo cucciarmi. Grazie. Ho paura. Sparale. No, cioè... Oddio, ha aperto la porta per sbaglio, no! Fermo, ha droppato l'arma. Ha droppato l'arma. Volevo stare da io, ho aperto la porta. C'è una ciotola per il cane qui. Gigante questa ciotola. Posso immanettarlo? Com'è che no. Si menava la gente? Con la Q? No? Come si mena? Non puoi menare la gente. Sì, li potete tirare le gran botte. Com'è che si faceva? No, ma che dici? Ma Paolo. Sì! Come ma si faceva, menare, ragazzi? Police brutali. B. Come così, che li punzecchiavi. Oddio, no, non ho fatto... No, meno 50. Che coglione. Volevo provare, ecco a che sei. Ah, vabbè, a me B non fa niente. Come vieni no? Qua, amore. Non ti fa questo. Aia! Sbircio. No, sono tutto stordito, ragazzi, non vedo più niente. Nell'occhio. Ti ha preso in un occhio, ti ha preso. La troia, ragazzi! Andiamo! Dal muro! Criminale, è morto! È morto, e basta sparare! E che cazzo, è morto, t'ho detto, ma è morto! Ma sono quel Wallach questi qua! Si vede che giocavano a casa. No, ma mi si è appannato lo scudo, non vedo da sì. Ma sono bravissimi questi. Quanti problemi c'hai, te, Morelli? Ma non capisco. Spandati con l'acqua calda. Osteria, ragazzi, ma quella? No, non abbiamo finito di guardare la casa. Oh no, ha sparato un ostaggio! No! Moro, fatti uccidere, ho paura! Ma che borde... Ma sta signora ha sparato a questo signore! Ho sparato al signore, non ho sparato a Moro, giuro! È morto questa... gatto? No, sì, no, ma no, il civile non l'abbiamo mica ucciso noi, sti bastardi. Ma guarda te! Però è morto, tu lo devi salvare! No. Ragazzi, cosa è successo qui? Oh mio Dio, no, oh mio Dio! Aia, chi mi spara, Mo? Chi mi spara? Aia! Che succede? Ma mi hai sparato tu? Bravo! Ma morto. Sei scemo? Chi? Che successo? Chi mi ha sparato? No, non è vero! Oddio! Ragazzi, non vedo niente! Ma riusciamo a giocare un minuto senza urlarci addosso? Fammi togliere il suo scudo. Siamo uniti! Vi vengo vicino, mi sparate! Ma chi è Lillino? È sempre lui! Non sono io! Ma voi non vedete oh mio Dio! Dov'è adesso che urla? Ma come l'hai fatto? L'hai calpestata! Non è possibile, ragazzi, dai! Ho sfiorato una luce e ha fatto solo di un'esplosione atomica! Dove siamo qua? Siamo sopra, c'è di giù! È entrato un grillo nella gola, penso, non lo so! Io in tutto questo vorrei farvi vedere veramente che sto sentendo io. No, dai. C'è la testa incastrata di una persona in una porta e continua a fare... Ce la faccio più, andiamo via. Allora, potete venire qui, facciamo questo piccolo test. Siamo ti qui, faccio vedere. Cosa? Ma che cazzo? Hai visto che rumore fa? È quello che ho sentito prima. Ma poi vibrava, no. No. Fate la clip, vi prego, iddio. Ho trovato la droga. Mi dovete. Devi vederlo. Devi vederlo. Non c'è niente qua. Andiamo via.
Che è successo? Perché ah, no, non hai idea. Non è, te lo devo mandare subito. Porca troia. Come cioè, si la fa? Luce vibrava tutta voi. Subito così. Scusate, scusate, mi è partito. Smetti di chiudi gli abbaglianti. Ah già, scusate, non dividiamoci. Vediamo se me l'ha fatto. Guardo attraverso la porta, illuminatemela. Illuminatemela. Aspetta, ah, non ho la torcia io. Ah, ma questa è una porta, la non la vedevo mica. Sì. Non mi fa, non me la fa piccare, quindi dovete aprirla. Ma perché è già aperta. Aspetta, la apro io. No, era vivo. E beh sì, gli hai cioè, sparato. Nel senso era un civico, dai. Aggiungo anche Moro al titolo. Ecco qua. Grazie. Che lunga sigla. Vabbè, però quel che è giusto è giusto. Oh my god, che luce qua sopra. Oh no, di nuovo, gatto, vieni. Guarda, aspetta che c'è Karim che adesso si guarda. Guardando la clip. Porca troia. Che delirio. Chiamate la polizia. Gatto, uno per te e uno per Lino, dai. Non ci penso proprio a calpestarli. Ho visto cosa ha fatto a Karim. Perché no, dai! C'è stato. Ah! È morto! È morto, sì. Il gatto riposa! Ne approfitto per fare la... Mort. Oddio mio. Aspetta, gli porto il giocattolino di gatto indietro. Oh, no, hanno ucciso il nostro collega. Quale? Gatto. Che vuol dire quale? Ah, quale? Allora, andiamo fuori, per l'amor di Dio. Il revolver caldo, best arma quindi... del mondo, è un cannone classico. Dove bisogna andare? Cosa manca? È sopra qua bisogna andare, indietro, credo. Ok. Ma la casa l'abbiamo fatta, non, sì. Se non sai parlare, non parlare, Gatto è Moro, hai proprio ragione, ecco. Devo stare zitto. Tieniti per domani, va, che no, bello. Io continuo a sentire la testa di quella persona incastrata nella porta. Ma no, ma da qui? Sì, perché qui so, noi siamo sopra di lei ora. Ah, è vero. Aspettate che picco. Picca, picca. C'è la bomba qui, che paura! Vabbè, c'è la bomba lì! Basta spinzettarla, come si fa? Aves! Tutti? Ma che avete fatto? Ma siete ho sbagliato, ho cliccato! Ma come siete morti? Dovevo disinnescare, ma ho cliccato al posto di premere S! Io sono curioso, sono andato a vedere! Sono morti! Ma tanto non mi apre la porta, perché non mi apre la porta? Cosa fai? Ma sei sicuro si possa aprire questa? Sì, mi dice, prendi tuo... mi fa l'animazione della mano. Ma poi quante probabilità c'è? Che Karim, guarda che c'è l'esplosivo sotto, No, è esploso, sono già morti loro. Vedo ancora il cavo io dalla spectator. E guarda, io non hai fatto di far la mano di Firenze? Questa qui è l'animazione, non mi fa entrare. Allora, aspetta. Come, qual era? Questo qui. Dove... dove la metto? Karim, ma che stai facendo? Un gioco nero! Che cazzo? Ho capito perché. Avevi in mano qualcos'altro? No, ti spiego cosa è successo. Mi dava la F, ma non mi apriva la porta. Perché quando ho messo il C4 sulla porta, me l'ha messo per terra. Perché probabilmente la porta era per terra. Ma io la vedevo attaccata. Questo è il delirio. Ma perché si è fottuto tutto oggi? È perché abbiamo giocato il gioco di prima. Oh, ho capito. Potete stare dopo voi. Ho paura che forse io non grazie sono abbastanza per sono 13 per portatore di brutte... cioè pigna, pizzicotto, maricotto e tigre. Grazie mille. Ma proprio state voi perché io non ho più commenti. Paura! Che sparato. Bravissimo. Madonna che paura, mi ha fatto malissimo. Dal cuore però, mi si sono chiuse le arterie. Un po' troppo fisciai comunque. Io ti giuro. O è così che tu vedi, Karim? Come un mimo. No, telecamera... no, è la telecamera. Perché? Perché gli vedo veramente i gomiti. E... ma perché in teoria vedi anche più in alto di come vede lui. Cosa manca da qua? Karim, devi sapere qui è fatto, devi uscire sotto. Devi segnare tutti gli ostaggi e tutti il piano sopra della prima casa, mica l'abbiamo fatto. Il piano sopra... è vero, hai ragione. E allora si va lì. Tutti noi.
Vado. Manca la bambina della droga lì. Eh sì. Dio mio. Ti corrono in culo, eh? No, sono i suoi passi che arrivano in ritardo, perché sì, è più veloce del suono. Ma io sento uno che corre. No, lui cammina in pendenza. Ah, è più veloce da solo? Sì, sì. No, è che se metti giù l'arma sei più veloce. Ah. Io ancora vedo il simbolo della pinzetta a cui sei morto, Karim. Assolutamente. Guarda, mo gira a sinistra e c'è Mario. La bodycam, Arachni. Rinnovate, rinnovate. Dai che torniamo alle 3450. Sì. Dai, il 3450 ci arriviamo. Rinnovate. Ledcam. Volendo. Che stronzata che non mi fa vedere questo schermo qua. È vero. Che poi tra l'altro è palesemente quella pompa per pulire le acque, cioè le macchine. Per pulire le acque. L'idropulitrice. Esattamente. Bravo. Bravo. Giù. Giù. È tenuto premi su con B, il duct tape. B su di lei. Giù. B, B. B, 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 B. Sì, ma prendici però. Ah, è sul collo. Ma cos'è che fa? Si è fatto male la faccia la signora. Ma che bello che le punzecchi proprio, delicatamente. Eh sì. E non troppo. Allora. No. Grazie Mish per i 28 mesi. Permesso. Oddio, c'è uno proprio davanti, ma è morto. Spara nella porta. E no, non capisco perché vedo le gambe. Non capisco se il terrorista di F. Se ha le scarpe è cattivo. Se ha le scarpe è cattivo? Sì, sì. E la sbatti in faccia. Perché sono dietro. Vabbè, no, aprila un po'. Tirami un calcio. Signorina? Vedi, è piedi scalzi. La mia teoria funziona. Bravo. No, aveva i piedi, le scarpe da ginnastica. Ah, allora non funziona. Ok. Ma vai avanti lì, no? Non c'è un'altra stanza? Ok. Sì, ma l'avevo già guardata con la porta. Ah, ok. Quindi devo andare dall'altra parte, che è la parte peggiore, quella col corridoio lungo. Di là. Sì, quello senza fuga. Ah, quello che c'ha la lavatrice che bippa. Sì. Microonde. Qui ti fanno gli agguatoni. Lo so. Cops, ha detto cops. Ha detto get ready. C'è la pistola, c'è la pistola. Sì, però non ti ha mirato. Non fargliela mettere giù, secondo me. Io ho fatto FF, ma non andava giù. Quindi, per paura... A parte che mi ammazzano nel panico, moro. Impacchettagli la pistola. Scusa. Ah, dov'è? Sì. Nel panico... Grazie, Damien, ma per 20 mesi. E come era anche Gatto l'altra volta, solo che Gatto c'ha il grilletto più facile di una... Boh. Che fa lui? Che fa? Mi stava mirando. Pensa che avevo il buon lato. Dentro il muro, ma che sinì? Sto cheater, guarda. Ma chi è che mi ha parlato dentro... Okay. È sempre questo signore. Ma non ha la bocca, però. È l'ultima porta, e poi abbiamo fatto. Ho fatto. Non è vero. Se i barili. Ho paura di rumore. Master Grim, ti ho ucciso. Vabbè. Chi c'è? Ma hanno messo le luci sul soffitto. No, ma Gatto, non io non vedo quello che vedi tu in live. E cosa vedi tu, scusa? Il barile era da tutta l'altra parte. No, il barile mi sta impazzendo addosso. E niente, ha dato attraverso i muri. Ma si sta impazzendo il gioco. Io ho visto il sangue di Karim sul barile, invece. Non mi sembra ci sia nessuno, però io voglio andare di qua. Con sto barile, stai attento al barile. C'è la bambina che muore lì. Ma la bambina... Ah, ma hanno messo tutte le luci adesso. Che bella! Sì. Adesso è molto più felice la bambina, in effetti. Sì, sta sputando sangue, tossendo, però... Madonna, è terribile. Il sangue è lì sul cuscino, tra l'altro, eh. Ma lo sputa proprio, se l'ha sputato? Sì, sì, l'ho visto, visto. L'hai cercata. Guarda che c'è anche la sua altezza lì segnata. Sono due ostaggi. Se non c'è la bomba, abbiamo fatto. Carino, scusami. C'è una bomba. C'è la vecchia. Porca puttana. Sandy, prendi. Ma è trasparente la signorina. Ecco. Ma non si fa niente. Mamma mia. Mi piace comunque che in questa crack house abbiano reso la camera della bambina perfetta. È vero. Il momento della verità. Dimmi che sono solo loro. No. No. Ma la bambina l'hai cercata? Ma si cerca la bambina? Mi pare di sì. Si cerca? Sì. Ah, sì. Aia, guarda come tossisce sangue. Togli la visuale. C'è ancora qualcuno da neutralizzare. Merda. No. Che palle.
Sì, anche perché i civili non li puoi più salvare tutti, li abbiamo ammazzati. Purtroppo. Quindi devi sopravvivere tutti. Che panzoni. Ma questa qui è morta, però, questa qui è ai tuoi piedi. E invece no. Gli va un infarto. Vediamo mai cosa è successo alla bambina. Probabilmente ha trovato della droga. E la... Probabilmente è la figlia, è la figlia di un drogato qui che l'ha portata qui perché lei si vuole drogare. Allora la figlia è rimasta lì a giocare con i suoi cosi, però è... senza le cure della madre, così è diventata. Siamo pronti? Però la stanza era proprio da droga, cioè da, da bambina. Occhio al. Fatto, è morta di paura. Fatto. Ho sentito un click, okay, che paura. Fatto. Sì, ho ucciso tutti. Hai vinto? Sì. Bravo. Bravissimo. Voilà. E adesso? Però mi sa che è un bel F se non G, ha detto. Giordano proprio il voto, basta. Bisogna... and mission... Ah, devo fare io. Dobbiamo farlo tutti? Era? A me non mi... C'era page up, era. Page up, mi sa. Ah, fatto. Yes. Allora. Beh dai, a parte uno ho fatto tutto, Però abbiamo ucciso tutti i civili. No, non è vero. No, un paio, mi sa. Uno ne mancava di civile. Oh no, ci tolgono tutti i voti. Due morti. Cazzo. Però ci mancava comunque un civile. Eddie. Allora, io direi di... sospetto da riportare, ci mancava. Ma perché l'avremmo ucciso e non riportato, mi sa. Ma vabbè, vai. Direi di uscire al menu, così fate voi la lobby, perché secondo me non ce la faccio io con la mia connessione, perché vedo tutto strano anch'io. Vabbè, faccio io. Vai. Sì. Friends only. Ah. Siamo noi. Sì. Entro. Enter. Non posso perché è in pregame lobby, non posso unirmi. Adesso sì. Adesso sì. Arrivo, già sono in posizione. Comunque è sempre divertente questo gioco. Molto. Sì. Figo e figo sto gioco. Se non ti capita il momento che magari ti manca solo una persona da trovare, non perdi mezz'ora a vagare all'infinito, è sempre divertente. Se potessi camminare un pelo più rapido, preferirei. Puoi farlo mettendo giù l'arma. Però non... È comunque troppo lento quando ce l'ha. Ho fatto le bombe al porto. Soprattutto fuori. Quando sei dentro gli edifici posso capire, però fuori, cazzo. Fammi andare un pelo più lesto. Sì, grazie a Obius, sì, Midori 3, grazie mille. E grazie anche a Leo per la sub. Pronti alla vittoria. Le bombe al porto, naturalmente, parlavo dei cartoni di droga. Vi ricordo che il 20 ci sarà il sabato. Che siamo, scusate, voi e uscirà un video solo per il sabato. Entriamo subito. Ma dove? Qua, ship serve, guarda qua che bello questo. Ma è bellissimo, cartello. Non l'ho mai giocato questa mappa qua. Guarda che luce. L'hai già giocata, ma è un pezzo diverso. È un pezzo diverso. Ho sbagliato. Per cortesia, cerchiamo di non morire in un secondo. Bellissimo! Credo siano già entrati tutti. Entriamo anche noi? Ma c'è stato... Fermo, signore! Un signore nudo! Fermo! Ma io perché ti ho seguito? Mi porti alla morte. Oh, sono morti, sì. E allora? Non l'ho visto, Ma mi stava puntando, eh. Hai visto che mi impacchettato le armi? Impacchettato le armi? No, un autorizzato uso della forza. Sì, l'ha ammazzato mentre scappava. A voi, sì. Non noi, ok? Ma no, mi si è girato, mi puntava l'arma. Non ce l'hanno le armi, questi qua, ragazzi. Come la telecamerina non si può usare. È caduta qui giù l'arma. Perché si vede che il sotto Anche perché mi ha dato 80 punti, mi ha dato. Vai con lo scudo. Scusa. Ah, già. No, c'ho la flashbang, volete? Un'arma sola c'era? Sì. È perché l'altro mi sa che... Una pistola per due? C'è il retro, ma non c'è impressione. Niente, si può aprire? No, per... Sì, si può aprire. Ah, ok. Fammi vedere le foto nel cesso. Ma sono tutte... Sì. Ma che... Scusami. Ma come faccio a cagare? Cioè, mi cago addosso direttamente. Perché ti devi cagare addosso? Quanto è inquietante, scusami. Ma ci sono le donne con gli occhi strappati. Ma sono sempre le stesse foto, dai. Sì, è la stessa ripetuta 73 volte. Mentale, devo controllare. Ma perché dici che si vengono... No, scusatemi. Secondo te sono ragazzi. Qui è il bagno delle seghe. Ma... oppure sono le donne che hanno rapito? Ma entrambe. Non lo so, solo le facce per le seghe, non saprei. Ma comunque c'era il filo in questa porta, ma ha suonato l'allarme. Vabbè, qua siamo ritornati. È l'occhio censurato, più che altro, che mi fa strano, perché la faccia.
Ma a chi sono questi due morti? Ah, abbiamo ucciso. Dove siete? Siamo tornati indietro. So. Come indietro? No, ah, ok, di qua arrivo. No, no, vieni giù. Mi seguo la massa. Allora, decidetevi, eh. Vabbè, io ci vedo al buio. Check. Ma che le texture di questo guardrails? Gatto, io seguo il tuo nome perché non vedo niente. Non hai il visore notturno? Premi N. Non ce l'ho. N di Napoli, niente. Grazie GameStays per 29 mesi. E anche a Savage. Non posso seguire stasera, ma almeno so cosa fare domani sera. Recuperare questa live. Eccoci. Non sai cosa ti sei perso. Recupera tutto, grazie mille. Qui c'è una piccola porta. Io picco. Oh mio Dio, fermi! Fermo, c'è una bombola! Lo vedo, no, è l'allarme. Lo vedo. Me ne vado via, Dio! Non c'è l'allarme. Ho fatto. Andiamo. Che pan! Bene. Cose vanno fatte bene. Sì, calma, ma qualcuno lo doveva dire di prendere il visore, però, mannaggia. Allora, vabbè, c'è uno col mitra che mi sta guardando, ragazzi. Neanche a posto. È morto? Non vedo niente! Mi avete sparato in una gamba voi? No. A me sì, mi ha fatto molto male. Ma che state facendo? Ma io ci ho preso, fermarsi, no? Mi sa di no, sei scappato. Dove è andato? Dentro la porta? Uno è morto. E guarda che ce n'è un altro di qua. Ah! Ma ti voleva baciare? Cazzo di Massi. È arrivato in bocca, è arrivato. E l'altro qui? Dov'è? Ah, ho per già fortuna pipato. Perché stavo cercando di mirare. Forse l'arma no, però, aspetta. Chi sei? Volevo sparare al vetro. Perché? Per romperlo. C'è uno. Ok. Tutti e due. C'è un altro. C'è una bomba qui, eh. Pare. E c'è la bomba da disinnescare. Vado a disinnescare la bomba. Fuori! Disinnesco. Non vedo niente. Difendetemi. Rinnovate per il train. La guerra. La guerra più totale. Mi ha sparato da dietro. Fatto. Che cazzo fine questo? Che non capivo più niente. Sono morto. Che è successo? Perché siete morti? Non lo so! C'è qualcuno fuori! Oddio, Dio, era dentro! Era fuori! Era dentro! Porca puttana! Ma che cazzo è successo? Replay? Cioè, sì, direi di sì. Non è successo assolutamente niente. Grazie Leo per 21 mesi, Alison. Non fare di giorno questi raid. Non vedo mica di no. Livello 1, grazie. Comunque era dei, non so se. Però vabbè. Sì, quello ha fatto lo snap. Ha fatto un colpo a me e un colpo a gatto. E siamo morti entrambi. Sì, ma mi sono girato. T'ho visto proprio. Ti stavo dando una mano. Ti sentivo ridere. T'ha ammazzato. Allora. Io vado da sotto. Qualcuno da sopra. Qualcuno da destra. Vabbè, ma questi c'ha veramente un wall-up. Questi stronzi. Non hai bot questi, però. Scusa. No. Sono morti. No, non è possibile, ragazzi. Ma c'è un time bot e il no clip. È diventato The Grounds, cioè, com'è possibile? Karim. Ah! Ammazziamoli e poi chiudiamo. Ma che cazzo? Vabbè, ma scusami. Ma che cazzo di livello è? Ma non è possibile. Ragazzi, dobbiamo farcela, eh. Dai, ma è cambiato qualcosa nel gioco? O siamo diventati. Era una modalità incubo, però. Ah, ecco. No, ma allora, il problema è stato che noi, mentre salivamo la scala, quelli lì ci hanno sparato attraverso il muro. Questo è successo. Allora, c'è la finestra. C'era le finestre. C'è sì, no, finestra, ma io ero giù dalla finestra e sono morto. Perché loro ti vedono, hanno l'high ground. Sì, ma erano dentro la stanza. Allora, siamo da sotto la finestra. Per favore, sotto le finestre qua non ci sono. Karin, guarda un po' dentro, vedi un po' com'è. Vai, Karin, guarda, In caso siete diventati scarsi, beh, dopo quello che abbiamo giocato prima, guarda. Ma prima in realtà non è andata. No, non posso guardare, perché ragazzi. Perché lì ho il flare arancione? Apro. Ah, è vero. Perché lì non ho il flare arancione? Chi è che ha buttato la granata? Voi siete dei pezzi di merda, siete. Siete dei pezzi di... È giusto, però. Ah, però l'hai accecato. Vedi? No! È... Bravi. Come? Cosa ridi? Dice a uno. Io già la faccio più, vi giuro. Unauthorized use of brutal. È immortale il vecchio! L'ho ucciso. Sono andato sopra da soli. No, ma tranqui.
Tranquille palle. Oh, gli ho detto di abbassare l'arma, non l'ha abbassata, gli ho sparato. Io gliel'ho detto. Oh, possiamo uscire. Ma no, dobbiamo andare di sotto. No, di sotto non c'era più niente, abbiamo liberato. Ah. Informo che esiste una mod che fa da patch al fatto che i nemici abbiano linebot. Ah, quindi ce l'hanno linebot. Ce l'hanno veramente linebot? Perché veramente sono, a volte sono talmente precisi. Cazzo, John Wick. Guarda che non abbiamo finito. C'è una stanza qua, scemo. Vieni qui. Ma chi c'è per là? Io seguo Moro. Non lo so come seguo Moro. Che stanza? Ma io so, ah, tu sei Antonello, sono qui con te. Ma che stanza? Che dice? Cagato, piccolo, picca. Ah, c'è la grata lì, da la fence. Ma fuori, a destra, Karim. L'ho visto, l'ho visto. Okay. Ah, che è dove sono loro. Sì. C'è la bomba, l'allarme qui, da scollegare. Scollegala. Ciao. 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 Scollegato, a posto. Possiamo andare giù per la discesa adesso. Chi ha lanciato la granata? Ma allora sei uno stronzo. Siete dei deficienti. Ma sei tu? Lino, sei tu, sei. Non sono io, non sono io. Come? No, non sono stato io. Guarda, sentilo. Che stesso no. Cosa? Io ti sì, cago nella live, Lino, domani. No! Sì, è incredibile come si sta inimicando tutti gli ospiti della live di domani, Lino. Infatti lui non lo sa, ma io entro in live e bestemmio. Da lui così all'improvviso. Dai, no! Ti muto così. Piccoli pippa, passi piccoli. Okay, c'è questa porta, la posso no, piccare? No, ti prego, non la piccare. Piccala poco, piccala non poco. Madonna, non guarda po'. Come esplodiamo ah, sì. Tutti, eh. Piccala poco, piccala. C'è niente, aspetta, c'è niente. La chicco allora. Che testa di cazzo. Questa era poco? Allora, fermi, immobili, non vi muovete, guai a voi, eh. Siamo fermi. Andiamo più a destra. A me dà fastidio il visore, sto meglio senza. No, ma senza non si vede proprio nulla. Lo so, ma però con... Ma nero pece proprio. Meglio... No, ci spara! No. Non lo so, non vedo niente. Aia! Vado via! Aspetta, vi copriamo le spalle! Sta guardando me, tranquilli! L'ho aggrato! L'ho preso! Defunto, defunto! Aia, la torcia! Usate i flare con la C, usate i flare! No! Cosa? Che, chi mi ha accecato? Aiuto, non vedo niente! Io c'ho un braccio rotto, ragazzi! E chi se ne frega, gatto? Qui c'è una missione da fare, non rompere le palle e vai, dai! C'ho un braccio rotto, te le scuse subito, eh! Ho capito. Me la paghi tu, di burro di arachnidi? Allora avevo ragione che guardano attraverso i muri ogni tanto. Che palle. Vabbè. Nella mappa di prima si è notato. Guarda che in realtà tantissimo. In realtà fino adesso non mi è mai capitato che giocavamo assieme. Prima tantissimo è successo. Sì, sì, oggi sì, però prima di oggi. Ma sarà l'ultimo aggiornamento che l'ha fatto, perché poi non abbiamo più giocato. Perché ogni tanto sì, avevano una buona mira, ma così tanto no. Sopra è pulito. Che paura, sei tu quello di sopra, sei tu lo sporco. Sì, sì. Dove siete finiti tutti, amici? Sono andato solo. Sono sotto. Siamo. Siamo. In teoria qua, se la mia mappa 3D non mi inganna, sono... Attenzione. Siamo quella di Doom, agliati. Tutta una merda. No, sì, però è bianco tutto, ragazzi. Chi è che mi acceca? Ok, cazzo siamo dici? Qui. Qui dove c'erano i due tipi di prima che ci hanno massacrati il culo. Tirate due flare con la C, così almeno ce l'abbiamo. Perfetto, perché lui non è finito. Ma sono gli Starlight. Allora, qua prima abbiamo fatto che una gran fine. Che è questo qua? Oh! Questo chef di sushi! Oh, mi avete sparato dalla gamba! Che dolore! Facciamo pure lo scudo! Eravamo in quanto questo ha tirato fuori l'arma, è un deficiente. Ma tu forse hai messo un colleghi di merda qua? Io non posso... c'è uno scudo. Effettivamente c'era la fascetta da kamikaze, doveva. Poi si era fuso tra noi, si era mimetizzato per un po'. C'è uno, eh? Mi odio. Vai. Let me see your hands. No, non c'è nessuno. C'era la fascetta, pensavo fosse uno chef di sushi col cappellino, quello piccolo. Attenzione. Allora, uno si è accucciato. C'ho le finestre qui. Qui ci sono due operai. Bomba. Occhiolino alle finestre, perché sono bastardi. C'è la bomba. La disinnesco. Chi è? Puttani! C'è il puttano, c'è il puttano. Stai attento. Vado io, gatto. Oh, porca miseria, anche di bianco. No, sempre la gatta. Aia! No, gatto. Ha proprio gatto sfondato. Mi ha visto e non ha esitato. Non sparo, non sparo, non sparo, non sparo, non sparo.
Ma come... come si fa? Hanno chiuso la porta. Aspetta, ma cosa resti adesso? Aspetta, che sono un po'... Guarda che fa finta di essere occupato. L'avrò ucciso? No. Per me è la tua sinistra. Punto. Aspetta, ci penso io. Aspetta. E anche io. Vai però. Vai, vai, entra. Go, 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 go. Frisca, frisca. Occhio dietro. Frisca. Mamma mia, se non te lo dicevo eri morto, eh. Bravi. Ma no, lo sapevo. Che lo sapevo. Poi lo era sapevo. Era. Sono rimasto male questo. Perché comunque le granate sono durate un secondo, eh. Beh, vabbè, ma è così che durano le cose. Mi sa che no, è più alta difficoltà. Le granate ci dovrebbero flashare a merda. Penso che svieni. No, sì, sì, ma flashano a merda per un istante. Non... No, sì, ma flashano a merda, ma poi ti lasciano. È come quando ti accendi la luce di notte negli occhi e rimane per qualche secondo. No, certo, secondo. Però no, erano che tutti dolore, accucciati, no. Infatti, i tipi. Ah. Eh? I tipi erano comunque accucciati. Non... Erano tutti ricoglioniti. Ma cosa c'entra accucciati? Ma no, ne abbiamo tirate due, erano tutti girati verso le bombe e non so se ci hanno sparato. Mica sì, come? Era spettati di Moro, erano tutti rincagnati. Ma se sparo no, barile, erano sparo, abbassati, ma non no. Erano girati verso il pavimento. Porca. Perché? È successa questa cosa? Perché mi sto curando. Ma come? Ma io gli avrei anche sparato, mi sembra sia passato attraverso, Lino? Sei morto, morto quando, Lino? Sono morto. Quando? Proviamo a... Non lo so, vogliamo... All'inizio Lino è morto... Sì, più o meno. Grazie Desmo, sì. Anche se il tempo per seguirle poco, la sub rimane sempre, grazie mille. Ho fatto replay? La fine dei track. O proviamo un'altra? Ah, fai tu. Come volete voi. Cioè, questi mi sembrano un po' troppo OP. Sì, forse sono un po' troppo forti. Cambiamo mappa. Kerim, vatti a mettere il visore, magari. Porca miseria, sì. Aspetta. Allora. Ah, sì, mi ricordo. Dove era? Anche Giorgia, per i sette mesi. Non mi ricordo. Ah, di qua. No, mi sa che bastava andare nel, nel camerino. Qua, quasi, esatto, infatti, qua. Non mi ricordavo. Sì, camminiamo veramente tutti con la cacca nel culo, comunque. Ma tantissimo. Allora, un po' cosa abbiamo? Potrei capirli. No, certo. Ok. Perfetto. Giusto per incontrare la stazione di benzina, mi piace come mappa. È maiosissima la stazione di benzina. Proviamo a vedere se c'è... Fa vedere la stazione di benzina. Però difficile. Allora, ci sono le bombe. Che l'abbiamo fatta ieri, mi pare, lì 9. No, il bin incendiato. Abbiamo fatto, se non sbaglio. Quella non mi importa, lo proviamo. Certo. Con Lino prima abbiamo fatto la prova in Crusader e lui mi ha mandato le spie a casa. Lui aveva 0 anni, io ho cercato di ucciderlo. E lui con le spie ha scoperto che ero sodomita e cannibale. E io da Re d'Italia sono diventato l'ultimo degli stronzi perché mi sono rivoltati sì, tutti. Solo perché ha messo in giro le voci che sei uno stronzo comunque. No, no, erano vere, erano fondate. Certo. No. Sono battuto da un bambino di 4 anni perché ho fatto il personaggio di 0 anni e arrivato fino a 4 l'ho battuto. Grazie a Valentinai per i 5 mesi e Subway per i 21. Allora ragazzi, ci sono delle bombe in questo complesso. Dobbiamo entrare e disinnescarle. Mi raccomando, un lavoro secondo... pulito, eh. Come parli? Ero scandito. Sì. Com'è che ci si alzava sulle punte di Alt e avanti. Per la sub. Questa è casa mia. Alt. C'è uno lì che si guarda intorno. Che miseria. Sto arrivando, amici. Dove sei? Qui. Nessun cavo. Ok. Ah, beh. Quello laggiù. Giù, giù. Ok, anche quello nello sgabuzzino là. Scusatemi, volevo premere F. No, sono tutto stordito di menta. Volevo premere F, ma ho premuto G, non riesco a alzare la visuale. Non bisogna ammanettarli questi, sì. Ma sì, perché ammanettiamo anche questi? Perché sono nella scena del crimine. Ma sembra uno che lavora qua, poveraccio. Ma che cazzo ne sai? Allora ti fidi? Boh, sì. Ma per fortuna che non sei un polizia. Io ho il grilletto facile, effettivamente. Forse si entra da qua, però, giro. Vengo con te, gatto. Compro i biglietti. No! Non vuole che vieni con me, Lino. No, stavo aprendo una porta. Ah, no! Che c'hai? Ho sentito un movimento di maniglia. Scappi? Sei armato? Non... Porca miseria, scemo. Giù, 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 giù. Mamma mia, come l'ho stoppato qua.
Allora, gli metto le palle in faccia un attimo. Che... quest'uomo giallo. Nel mezzo. Devo... Ma dentro dentro il muro. Dam, grazie mille per 29 mesi. Grazie a Marco Telemarche, 35 con me. Dentro qualcuno, ma si vede anche da... Ho arrestato due persone. Grazie anche a Bandicoot per i 14 mesi. Non c'è nessuno neanche in questo bagno. Qualcuno accesso? Non c'è nessuno nel bagno, eh? Lo so, però lo facciamo lo stesso. Perché... porca troia! Sospetto lì, dietro l'angolo. No, ma no, questo no. Quando è morto, ragazzi? Karim, l'hai ucciso destra, uno. No, non ero io, è a destra, lì. Ma no, questo okay. Qui sotto i miei piedi, com'è morto? E io non ho ucciso lui. Oddio, mi stanno sparando! L'ha ucciso quello che ha sparato a me, probabilmente. Ma bastardo! Ma sono morto mentre ammanettavo Filippo. Io non lo vedo, eh. No, Filippo, cioè, no. È lì dove? Non lo so dove. Era lì, in questa stanza, dove sei tu. Però ha sparato contro questo muro. Morto. Bravissimo. Perché ero accucciato con le gambe piccole. Morto anche quello. Madonna, t'ha colpito lo scudo e tu non hai idea. È vero che io devo andare in retromarcia. Bomba. Che in retromarcia tutti adesso, vinco. Belli. Grazie, grazie anche a Coralde. Non so cosa scrive, quindi saluti formali anche a lei. Vedo la bomba. Vedo tutte e due le bombe. Ottimo. Ma una è qui. Quante sono, io scusami? Sono morto. È sulla macchinetta del caffè? Non sei lì tutto che sbrodoli. Sono lì. Sto disinnescando. Quanto pizzica. Disinnescata. Ok. L'altra dove? Fatto. A posto. Ma non erano due? Non ci sono più. Ma erano... ah sì, diffusi tutte le bombe, l'abbiamo fatto. Quindi a posto. Andare via a vedere nell'altro edificio. E io? E tu lì non sei morto, per ma favore. Sei morto? Non zero è il ping o sì, il punteggio? Mi stavo ammanettando un signore. C'è una mano. Io vedo una mano attraverso la porta. Il ping? No, non credo sia il ping. L'ho stordito con la foto. Madonna, l'ha sfondato. No, figata, è il ping. Rifai la giuccia un civile gatto davanti. Cos'è? Non civile, non oh, c'è uno! Porco, c'è lì! Cos'hai in mano? Ma era civile o no quello lì? No, sei sicuro? Aspetta, non entrare, non entrare. È morto, è morto. È morto? Questo è morto. Ah, sparato? Questo gli ho sparato io, sì. Era civile questo? Eh sì. Ma mi sembrava avessi tirato fuori un'arma. No, era quello di fianco. Tirato fuori l'arma. Oh, questo ma qui ha tirato fuori l'arma, Karim. No, no, quello di gatto, dico. Ma oh, sono io l'ho visto dietro le casse con una pistola in mano, l'ho visto. Erano le dita a forma di pistola. Ha fatto il dito medio, ha fatto. Stava indicando. Sì. Stava indicando. No, ha una pistola. Mi stava dicendo che quell'altro con la felpa gialla ce l'aveva. Quindi mancano dei criminali, eh? Secondo me all'entrata c'è sempre qualcuno. A parte sto cartonato di uno scemo. Ma che paura, scusami sto cartonato, ma siamo pazzi. Quella non si apre, questa sì. Niente. Allora, vediamo libero. Che al parcheggio delle biciclette c'è sempre qualcuno che ci si nasconde. No, non c'è nessuno stavolta, bene. Vedi la macchina, sotto la macchina. Sei proprio poliziotto americano. Che ti devo dire. Al laterale qui. Ma c'è quello uno che lì. Ha ucciso a me. C'è uno trovato? Lì. Dove? In biglietteria. C'era uno chef. Eminem. Eminem lo chef. Come si chef. Arriva lì dentro? Scusa. Da dietro. Che rotolo di coglione. Non da me. Trovatelo e vendicatemi. Vendicatemi. Ma di che? Sei morto da stronzo. Cagato? Ma è morto cagato? No, tutto peggio bene. Ancora. Porca troia. Hai sparato tu? Sì. Hai fatto come a me, però prima c'era una bomba quando l'ho fatto io, quindi... Credino! È andata peggio. È perché sediti. Praticamente ho premuto F per cambiare sulla pinzetta, ma non ha cambiato sulla pinzetta, ho cliccato per aprire la porta. Abbiamo vinto. Ah sì, ma che brave. Dovremmo anche io facendo finta di essere coinvolto in questa scelta. Sì. Bravi però. Bravo Lino. Grazie. Oh, ho arrestato due persone, mi sento. Perché i nemici dovrebbero essere sensibili a luci, suoni, oltre a muri e pareti, ma questo sembra una cosa
ma a quanto sembra la cosa è fuggita di mano, specialmente dopo l'ultimo aggiornamento sostanzioso di gennaio. Beh, infatti, come stavamo dicendo prima, perché noi ci abbiamo giocato poco, per l'amor di Dio. Quanto? Sì, sì, no, le prime volte non avevano il wall hack. Adesso veramente ti spara attraverso i muri. Headquarters. Mettiamone una super difficile. Vai. Quella di prima era super difficile. No, facciamo Caesar Dealer Cash Shop. Bombe. Le bombe sono belle. Bombe al concessionario. Vai. Qui dove c'è quello camioncino? Sì. Sì, sì. Il culio. Esatto, bra. Il culio. Culio non era un cantante parodia di qualcun altro. Culio Iglesias. Non c'era un comico che faceva Culio Iglesias? Non che sarebbe tipo a mai dire negli anni 90. Non mi ricordo, giuro, non mi ricordo. Qualcuno si informi, piacere. Cercate Culio Iglesias e mettete Google Immagini. Non posso. Io ho scoperto con immensa tristezza che non esistono cartonati di Miyamoto. Non c'entra niente. Come no? Se volete, vi posso fare il mio collegamento mentale. Mm-hmm. Come sono arrivato al cartonato di... Non vuoi? No, vuoi sapere. Moro ha detto qualcosa anni 90, parodie per il culo. Ho pensato a Ezio Greggio. Morto. E oggi, sì, cercando il cartonato di Miyamoto, ho trovato quello di Ezio Greggio su Amazon. Perché quello di Ezio Greggio, sì, lo so che c'è. Infatti io dovrei cambiare il mio cartonato della regina, che ormai ha fatto i 70 anni di regno, non vale più niente. E io volevo Miyamoto, non c'è Miyamoto. E neanche Phil Spencer, pensa a te. Due ne volevo, né uno né l'altro. Sempre di Spencer, comunque. Phil Spencer già ci avrei... Cioè, l'avrei... predetto che non ci fosse, ma di Shigeru moto, sì. Speravo. Shigeru è il suo amico, lui lo Lin è morto? Grazie, sì, per i 31 mesi. Lino? Porca puttana! Lino. Ma lei era in bocca da te, cioè eri attaccato a lui. Porca puttana, che male mi ha fatto sto bastardo. Aiuto! Chi è? In compenso si trovano delle immagini veramente imbarazzanti di lui che gioca a Wii Sport con la balance board. Dov'è? Devo dire che il direct dell'altro ieri è stato incredibile. Di Miyamoto si trova di peggio. Ok. E in tutina, io non me la ricordavo quella roba lì. Me lo ricordavo per Wii Music, che ha fatto il suo spettacolo. Ma... Il concerto, sì. C'è una bomba qua dentro. Mi hanno tolto. Anche se mi ricordo la partita a tennis del primo Wii Sport, che c'erano lui, cioè Miyamoto, Reggie, l'ex di Nintendo of America, Iwata, e non mi ricordo chi era il quarto, che erano lì sul palco. Reggie adesso scrive libri, deve scrivere un suo libro. Ok. E la bomba sarà qua. Credo che abbia talmente tanti soldi. Siete pronti? È lì la bomba, mi sa, eh. Occhio che qua c'è il campo aperto ovunque. Donna mia, no! E che faccio? Ha fatto da moderatore Reggie ad una conferenza Microsoft dell'Xbox. Vado alla bomba io. Che cazzo! Gabriel ha scritto nel momento sbagliato! Ragazzi, blindo, vado via! Che paura, sono tutto scadragnato. Aspetta, ho ucciso uno, però. Grazie, bravo, sciomo, non so se è libero, No, si pronuncia... Sento ancora ansimarlo. Ma perché starà sbrodolando sangue. Volentieri, Gabriel, grazie. Uccidilo, ti prego, ma non può fare si suoni. Piano, vai piano, moro. Sto defusando. Bravo, bravo. Mi puoi scrivere per favore bene il coso, Gabriel? Che sennò ho paura che dopo nella fretta faccio casino, spacco tutto. Madonna, mi sta andando a scattoni in questa mappa qua, ma proprio tantissimo. Bastardo! Bastardo! Ma guardalo là! A destra, moro! Gli ho detto, ma inchinato, si è inchinato, ha fatto finta e ha tirato fuori la pistola. Ma è stato fighissimo. E adesso è morto. Ha provato al me. Il fintone ha fatto. Moro, sei tu che sei entrato nella porta? Quale porta?
Sei entrato in una porta? Ah, questa qui. Sei entrato sono uscito in una porta? Adesso. Nella porta no. della vita. No, allora no. No, allora è entrato qualcuno qui, Moro, vieni. Mi serve una mano. Qualcuno che sei? Sono degli spari atomici. Cazzo? Ragazzi, io sono alla guerra. No. Ma ha ucciso. Ma no, 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 che brutta fine. Ha fatto un twitch incredibile. Grazie Extrania, apri 21 mesi. Fa male tutto, fa male tutto, fa male tutto, fa male. Moro, sei tutto. Tutti noi. Fa male tutto. Prendi l'arma di Karim. No, la mettere in un sacchetto. Sei spondato a mezzo pezzo. Chi è? Ah, no, era la bandiera americana. Destra, bordello, Che poi fa così? Attenzione, una posta chiusa. Questo è l'abisso. Sì. Non guardarci dentro, che lui guarda dentro di te. No, no. Questo è il 4 re. Guarda che... Vabbè. Eccolo. Quello è il mio assassino, bravo. Oh, occhio a destra che ce ne sono 7. No, oh, uno l'ho ammazzato. Guarda che bravo che sono stato. E gli altri 6? Cazzi tuoi. Non lo so. Avrà cambiato gioco. Sarà su GTA. Ah. Come? Ma mi hai tolto la giacchetta? No, ti è caduta, gatto. E dove mi è caduta? Che ne so io, gatto. Dai. Il culio! Che bello, che lo voglio comprare. Allora, ragazzi, adesso sono da solo. Tutto mi piacciono i pick-up. Quel pick-up a sinistra è bellissimo. Questo, il Saturn. Ti sei girato a destra, però sì, ok. Va bene. Vabbè, quello lì è, vedi. Incredibile, sì, gli ha detto a sinistra, si è girato a destra e l'ha trovato comunque. Cioè, no, perché l'avevo confezionato. L'avevo già visto con la coda dell'occhio. Potenza ed efficienza. Il pick-up, non lo so. Ho sempre paura che mi ciullino la roba che c'è dentro. Probabile. Perché? Se la tieni senza... Perché la gente ruba. Perché se la tieni aperta, dove c'è la parte aperta, sì. Vabbè, se certo, ma se appoggio le robe sul cofano... No, dico, ma se tu metti dei robe magari quando ti fermi al semaforo. Vabbè, ma quello lì serve che te le porti da qualche parte e poi dopo le scarichi, non è che le lasci lì. Se ti fermi al semaforo rubano, però. È vero. No, ma chi... Come no? Si sa mai, Che semafori hai, scusa. Non si sa mai. Bravo, bravo, fai suonare gli allarmi, te. Ma infatti, secondo me, il miglior veicolo della storia è il Doblò. Ma io lo so perché è comodissimo il Doblò e lo fai anche camperizzare poi è un pick up ma chiuso e poi io lo fai camperizzare il Doblò, è comodissimo, non basta un SUV qualunque, io al lavoro, ma perché il SUV è che dopo ci sta un cazzo nel Doblò, togli tutto e ci metti i divanetti e vai in giro, dipende dal SUV. Ho capito, il Doblò ci sta tutto più di qualsiasi... Ho capito, però vuoi mettere la comodità di guidare un SUV rispetto a guidare un Doblò? Hai mai guidato un Doblò? Sì. Sì. E il Doblò non c'ha... Mi viene a dire... dipende, cioè... No, comunque lì là moderni c'ha anche il sensore di parcheggio, cioè sono fenomenali. Ma tu lo puoi anche mettere alla Panda se vuoi il sensore di parcheggio. Senti l'esperto di autoveicoli. No, nel senso è tecnologia, cioè la puoi attaccare anche a una bici. Il sensore perché di io al lavoro non avevo il Doblò, avevo la Kangoo, che sarebbe il Doblò della Renault. Però non era quello van, che è quello aziendale che dietro c'ha tutto vuoto. Familiare, baby. Era quello familiare, dietro c'aveva tutti i sedili. Posti. Aveva 7000 sedili, sì. Quindi. Fenomenale. Ma scusate, vogliamo parlare della Multipla che aveva 3 sedili davanti? Multipla, cioè, ma di che stiamo parlando? La gare, però. Terrificante la Multipla. Lì, vabbè, però era bella. Quella roba che avevano moltissime mamme. Ma che cazzo spari? Sei scemo? Volevo sparare, non fa niente. Che portavano i figli degli altri a calcio. Grazie, sì, assolutamente. Per 18 mesi. Era una macchina proprio da famiglia. Ed è quello che adesso fa la Tesla, se prendi il modello, quello da 7 posti. Tu devi essere io. È una roba così, guarda. Così o rapisci i bambini. Così va a rapinare le persone. Sì, però, sì, sì. Però sai che ho il Volkswagen, quello lì da hippie. Ah, quello Moro, quello non si trova più, però. Okay. Moro, tu sicuro l'avrai visto? L'hai visto quel signore asiatico che se ne va in giro e fa i video di 4 ore dove lui... prepara da mangiare dentro uno di quei camion. Sì, l'abbiamo visto lì, non l'abbiamo visto. Sì, sì, sì. E quello lui aveva un camion di quelli per rubare i bambini, eh? Era, è così da fuori, ma da dentro. Ma non credo che l'azienda che li produceva li abbia creati specificatamente per quello scopo. Ma guarda che mio fratello... Sicuro, a un certo punto li ha iniziato a venderli con scritto Candy a fianco.
guarda che mio fratello, prima di comprarsi il camper, si era preso un fiorino. No, si era preso un fiorino, no, un ducato. Hai finito di fare avanti e indietro? Vai da un'altra parte, per favore. State zitti, state. Ha preso un ducato e l'aveva camperizzato, l'aveva. Ma tutto il ducato ha camperizzato? Sì. E gli abitanti tutto. Cosa hanno detto? E gli abitanti erano poco felici, ma tanto ci doveva stare lui, quindi chi se ne frega. Ma questa c'ero già stato. Che poi, parlando dei van da hippie, sono anche bellissimi se poi li fai diventare delle paninote. C'è un tizio, dove abito io, che ha comprato un van. Per tagliarci il fianco. L'ha comprato e l'ha reso una... una paninoteca, ovviamente non puoi mangiare dentro, no, però ci fa tutti i panini e le cose. Ci stai in piedi dentro il furgoncino? No, ci stai in piedi. Ci sta in piedi. Sì, vabbè, l'hanno modificato, però ci sta in piedi. C'è già skill per la sub. Fa BB. Ma quanto è alto il furgoncino? Un food truck, bravo. Alto tuo cugino, però. Mica mio cugino. Tuo cugino. Quanto è alto mio cugino? No, non era mio cugino, giù. Dov'è? E chi è? Un tizio, non lo so, non l'ho mai misurato. Tipo, ho capito, ma scusa. Ho tappato male. Com'è che si chiamava? Il T1, eccolo qua. Direi che ci possiamo anche fermare. Voglio concludere giusto con questo discorso qua. Non so con quale tecnologia hanno fatto, ma ci entrano in piedi dentro. Volkswagen hanno bucato il pavimento. E Flintstone. Su Wikipedia non c'è scritto quanto è alto. Sì, il T1, boh. Ma in piedi non ci stai comunque, non ci stai. No, secondo me non nel... ci stai in piedi. Non ci stai neanche nel ducato in piedi. Non so come fanno, stanno lì dentro e hanno bucato sotto. Ci stai, seduto, ma no, vabbè, ma come ci cucini da seduto? No, ti sposti dietro, ti fai col tavolino, cucinare da seduto. Ma molti, i panini, no, molti hanno la tenda che si tira fuori e ti apposti fuori con le robe comunque. Aspetta, vediamo se vi trovo una foto. In piedi di certo dentro non ci stai. Lino forse, noi no. Perché sei piccolo, Lino. In punta di piedi anche ci stava. Sei piccolo. In punta di piedi... Non era così la canzone, così, sbagliata. Sanremo? Non lo so. Era mille colori dei Litfibo, sbagliato. Vabbè. Allora. Aspetta, vi mando la foto. Adesso... Ah, ecco come ci stanno in piedi, perché non ricordavo. Beh, hanno fatto una struttura in più, però te la mando a te, gatto, così la puoi vedere. Come su... Dove era? Su... No, così te la vedi, per capire. Perché mi viene Top Gear, come si chiama? Top Gear, guarda. Sì. Top Gear. Che aveva messo... C'erano questi veicoli con le case in verticale sopra, lunghissime. Ah, ma ho capito, sì, però aspetta. In più. Sì, sì, cioè, sì, sì, l'hanno modificato. Ci hanno modificato pesantemente. Hanno messo praticamente un prefabbricato sopra. Lo hanno alzato di un metro. E grazie al cazzo. A parte però è fichissimo. È quello? Sì, sì, un po' tirato, ma è quello. Vabbè. Sì, sì, no, è quello lì. Va bene, io signori vi ringrazio. È stato bellissimo. È stato veramente bellissimo, stato drammatico, bello. Drammatico e bello, bello e drammatico. Grazie Brisighella per i 13 mesi. Io vi raido, Tarlo Grigio. E gli diciamo, sai fare le puzzette con le ascelle? Il culo è esperto comunque, quello te lo so. Vabbè, chiediamo se lo sa fare con le mani a conchetta. E noi ci vediamo domani mattina con Lino su Crusaders. Yes, che bello! A domani! Grazie a tutti quelli che hanno giocato qui, Moro, Karim e Lino, e ciao. Buonanotte a tutti voi, ciao! Ciao, ciao. Buonanotte!